Mi piaceva iniziare con ovviamente un mio saluto a tutti, veramente è molto bello dopo 2 anni essere qui di nuovo, anche se non siamo molti, ma so che molti devono ancora arrivare da tutta Italia e volevo che ci fossero, diciamo, dei brevi, il dono della sintesi è una delle cose più importanti della giornata, che ci fosse, diciamo, una sorta di saluto del direttivo uscente, tra l'altro tra un po', insomma, telefonerò anche a Franco D'Andrea che non potrà essere qui perché voleva salutare tutti e voleva anche così raccontare un po' anche la sua decisione di non candidarsi. Volevo che i nuovi candidati dicessero anche 2 parole rispetto così, hanno già fatto una presentazione che ho inviato a tutti e poi appunto c'è un intervento importante di Gianni Pini, di Battista Tofoni e di Luciano Linzi che aveva annunciato e che ovviamente spostiamo subito, così poi dopo nel pomeriggio invece parleremo di altre cose, ma la cosa che vorrei che accadesse oggi è che parlasse un po' l'assemblea, insomma, no? Anche per raccontarci un po' che cosa è stato Midi per loro, per voi, insomma, che cosa è stato Midi in questi 2 anni, che cosa avremmo potuto fare di più, che cosa dobbiamo fare soprattutto. E noi abbiamo solamente iniziato, per quanto questo elenco è molto lungo, però diciamo è ancora troppo poco, però a noi ci è sembrato tantissimo in questo brevissimo tempo. E quindi mi auguro che veramente il nuovo direttivo possa continuare il lavoro che è stato già impostato e me lo dico da sola egregiamente. Quindi niente, io a questo punto, Battista, vuoi venire tu? O, no, Luciano Linzi. Buongiorno a tutti, do anche il mio benvenuto qui alla Casa dei Jazz per questa vostra assemblea. Due brevissime parole per aggiornarvi in realtà su quello che è successo qui alla Casa dei Jazz da quando, anche grazie all'aiuto dell'associazione Midi, abbiamo provato a rilanciare, a riaprire, a riportare in vita questo luogo. Questo è avvenuto alla fine del 2014, come probabilmente ricorderete. È stimolato questo dall'allora assessore alla cultura Giovanna Marinelli, quindi parliamo della Giunta Marino, che ha appunto pensato di rilanciare questo luogo che aveva vissuto un periodo di abbandono, diciamo così, mettendo appunto insieme un comitato artistico formato da diverse entità. E che io sono stato chiamato a coordinare insieme a Filippo Bianchi, quindi l'Associazione Midi, il Conservatorio di Santa Cecilia, la SIAE, l'Associazione Libera, che come sapete è sempre stata dietro questo progetto della Casa del Jazz di Villa Osio, una forza trainante, motrice importante perché questo luogo, bene confiscato alla mafia, come sapete, alla banda dalmagliana, diventasse un centro culturale aperto al pubblico, cosa che è avvenuta, come sapete, con l'inaugurazione del 2005, amministrazione Veltroni. Lo sforzo è stato quello appunto l'intesa appunto con l'assessore Marinelli e il sindaco Marino all'epoca, quello di fare tutti gli sforzi per riportare in attività, in vita appunto la struttura, per cui si è operato nel rimettere in piedi un'attività regolare concertistica. È stato creato un appuntamento di ospitalità nei confronti del Conservatorio di Santa Cecilia che ha portato qui alcuni dei suoi corsi della cattedra di jazz. Abbiamo ripristinato gli studi di registrazione che sono tornati a funzionare a pieno ritmo, sono stati anche migliorati dal punto di vista tecnico e tecnologico. Abbiamo fatto fare al Comune un nuovo bando di gara per l'assegnazione dei servizi di ristorazione, in quanto il contratto precedente con la società precedente era scaduto. Contratto che è stato fatto, bando che è stato fatto e che è stato vinto dalla società che si chiama Sapori Catering, che è quella che gestisce, lo vedete anche qui al bar in questo momento, e che da luglio dell'anno scorso, appunto, periodo in cui ha vinto questo bando,
ha presentato poi l'autorizzazione, la richiesta di autorizzazione ad alcuni lavori di ristrutturazione all'interno della palazzina che ospita appunto i servizi di ristrutturazione. Per dirvi come funzionano poi le cose nel nostro paese, non che non lo sappiate, lo sapete benissimo, insomma, loro sono in attesa da 5 mesi dalla sovrintendenza di questa famosa autorizzazione. In comune poi quello che è accaduto l'avete letto, visto e vissuto anche voi, è caduta la giunta, non c'è più l'assessore con cui avevamo realizzato appunto questo piano di intesa, quindi la situazione è quella appunto di una sorta di stallo, perché a questo punto il comune è gestito dal commissario Tronca, che sta portando l'amministrazione fino alle prossime elezioni che ci saranno a giugno. L'azienda speciale Palexpo, che ha sempre gestito e ha continuato a gestire perché è la fidataria da parte del comune della gestione di questa struttura, è stata nel frattempo anche quella commissariata, quindi potete immaginare insomma le difficoltà piuttosto importanti insomma che ci siamo trovati a dover affrontare. Così la fatica di immaginare, di vedere sempre che le cose rimesse in azione, in movimento, poi si blocchino, si stoppino di nuovo, è sempre una realtà appunto di stop and go, che non fa bene appunto alla continuità che invece queste strutture culturali come Casa del Jazz dovrebbero avere. È vero che forse molti di voi l'hanno sentito in quella conferenza stampa di presentazione del portale Italia Jazz fatta qui proprio da questo palco, l'attuale ministro della cultura Franceschini ha dimostrato una vicinanza anche per le sorti di questa struttura. Ora, come questa vicinanza si possa tramutare in sostegno economico o altro è da vedersi, però diciamo che puntiamo ad avere almeno la sua sponda, insomma, la sua interlocuzione, a fare sì che la nostra attività possa continuare anche nei mesi a venire. Nel 2015 noi abbiamo presentato qui qualcosa come 124-125 concerti e abbiamo ripreso appunto una regolarità di attività che vorremmo assolutamente mantenere. Io mi auguro che appunto anche i prossimi amministratori di questa città, dopo le elezioni di luglio, insomma, tengano in conto importante insomma, quando questo luogo debba continuare a vivere, a sostenere, a essere simbolo, a essere casa anche per appuntamenti importantissimi come quello di questa mattina, che sia sempre di più un luogo che rappresenti tutto il nostro settore, non soltanto ovviamente la scena romana, ma sia come era nell'intenzione, come è stato nella prima parte della sua vita, un luogo di riferimento importante per tutto il nostro settore, per tutto il jazz italiano, anche con dei riscontri e delle risonanze internazionali. Quello che abbiamo potuto fare, come avrete probabilmente visto in questi mesi più recenti, appunto in questa fase di stallo, di passaggio, è stato quello di poter andare avanti con le cose che potevamo decidere, diciamo, in autonomia, che avevamo iniziato a stabilire anche nei mesi precedenti. Abbiamo dato vita a una nuova serie di registrazioni discografiche per conto del gruppo Espresso, che sono cominciate a uscire mercoledì e che a nostro avviso dovrebbero avere l'importanza anche di portare attenzione e luce sulle eccellenze che questa struttura può esprimere. Cito sempre anche a chi magari del nostro settore, del nostro lavoro conosce poco, insomma, che per esempio produrre, ideare, concepire integralmente appunto 18 nuove registrazioni in pochi mesi da mettere poi in distribuzione presso le edicole, spesso appunto a distanza di meno di un mese dalla registrazione, insomma, lo si può fare credo in pochissime strutture in Italia, forse anche in Europa, insomma, con questo livello anche qualitativo. Quindi spero vivamente appunto che ci sia da parte di chi dovrà affrontare insomma anche il comparto cultura, parlo sempre degli amministratori di questa città, dopo luglio tengano presente insomma che strutture di questo tipo vanno non solo sostenute, fatte continuare a vivere, ma addirittura potenziate. Ecco, questo
è quello che credo anche da cittadino romano, insomma ormai da 11 anni, di poter dire, cioè la capitale insomma può ripartire, forse ripartendo appunto da quelli che sono i suoi tesori, la cultura in prima battuta e quindi l'eredità storica, ma anche tutto quello che è stato creato in questi ultimi anni a livello di strutture, di luoghi fisici dove appunto portare avanti programmazione, lavoro, e opportunità di incontro, presentazione e quant'altro. Quindi questo è un po' lo status delle cose. Io mi auguro appunto che il comitato che ha sostenuto insomma con grande fatica, sforzo, il lavoro dello scorso anno possa essere messo in grado di continuare. L'accordo appunto con la giunta precedente era quella che fatto un anno di sangue, sudore e lacrime, 2015, il 2016, cioè l'anno in cui ci siamo, venissero poi liberate delle risorse per ripartire. Ora, appunto, le persone con cui si era concordato tutto questo non ci sono più, ma ci auguriamo insomma che da agosto, immagino luglio, agosto, quando la nuova giunta sarà insediata, si possano riprendere questi discorsi a questo livello. Insomma, vi ringrazio. Io non so, io per non fare una, insomma, per non parlare in tanti, e poi non so, se ci sono domande sulla Casa del Jazz, io vorrei che insomma potessero essere fatte ora, no? In modo da rendere anche questa assemblea un pochino più dinamica. C'è Luciano qui, quindi se ci sono, a volte mi arrivano, come dire, mail, sms e vari messaggi chiedendomi delle cose, essendoci Luciano qui forse è il caso di potergliele chiedere direttamente, no? Se ci sono così chiarimenti, anche se mi sembra che il quadro è stato ben spiegato purtroppo, quindi ci auguriamo che quest'anno qualcosa accada da maggio in poi. Ci sono domande? Assemblea tace, dorme. Se non ci sono domande, faccio una io. No, nel senso che semplicemente vorrei sapere per il futuro cosa si è previsto di fare, insomma, come programmazione o comunque come attività della Casa del Jazz. La cosa che ci preoccupa di più in questo momento è evidentemente anche il periodo estivo. Tutti sapete insomma che il parco ha sempre rappresentato uno spazio della programmazione estremamente importante, anche perché appunto il resto dell'anno ovviamente abbiamo a che fare con questa sala che è splendida, però che ha una capienza evidentemente di un certo tipo, anche proprio per ridare vigore anche alle attività commerciali, come dicevo, i servizi di ristorazione che poi portano evidentemente degli introiti che permettono di sostenere tutto il resto. Per noi è fondamentale capire quando e che tipo di programmazione si possa immaginare di poter fare la prossima estate, anche perché mi pare che il panorama dell'estate romana per i prossimi mesi sia tutt'altro che sereno. Poi appunto cade in mezzo a un periodo in cui ci saranno le elezioni a giugno, quindi elezioni, ballottaggio, insomma, i tempi in cui si installerà una nuova giunta saranno poi alla fine agosto, settembre, che vuol dire arrivare poi ad aver già passato insomma l'estate, quindi la preoccupazione più grossa è capire appunto cosa poter fare per quel periodo, diciamo da giugno a settembre, che è fondamentale. L'anno scorso, vi ricordate, abbiamo alla fine, tra mille difficoltà, messo insieme 8-10 concerti, ma proprio perché volevamo in qualche maniera che non accadesse di nuovo o il deserto o una nuova festa dell'unità presente qui nel parco, come ricordate era accaduto l'anno prima. Quindi la preoccupazione in questo momento è di capire appunto se c'è la possibilità in qualche forma di avere perlomeno dei costi coperti, che sono quelli magari tecnici, no? Del palcoscenico è per fortuna di proprietà, quindi va installato e dotato di luci, amplificazione e quant'altro. Contemporaneamente avere la garanzia che i servizi di ristorazione possano partire, quindi comunque ritornare ad essere funzionali, a rendere questo spazio unico come lo è e come può esserlo per l'estate, e trovare dei fondi minimi per poter mettere almeno una programmazione che vada avanti appunto da giugno a settembre. Insomma.
Questo è un po' una delle priorità delle nostre preoccupazioni. Insomma. Ora, la difficoltà che dicevo è avere interlocutori che possano rispondere su questo, perché chiaramente immagino che sia normale che un commissario, sia dell'amministrazione comunale che dell'azienda, tendano a soprattutto traghettare il tutto fino a che ci sia poi appunto un nuovo sindaco, nuova giunta, e quindi possano loro prendere delle decisioni di qualche tipo. Però questo vuol dire congelare una situazione e fare sì che si rischi di paralizzarsi, insomma, questa è la preoccupazione più grossa. Speriamo appunto nelle prossime settimane, anche grazie all'aiuto e alla sensibilizzazione del commissario Tronca, di avere una qualche forma di certezza, ecco, di poter almeno muoverci in qualche modo per garantire questo. Sì, no, io volevo dire anche due cose, se non ci sono domande su questo punto, nel senso che ovviamente per noi la sfida è stata enorme, quella di, no, entrare a far parte del comitato artistico della Casa del Jazz, ovviamente in una condizione in cui non c'erano fondi, quindi ci siamo trovati noi stessi a dire a noi di partecipare, di anche accettare quello che è stata la condizione di suonare a incasso, no? Cosa che ovviamente nessuno vorrebbe, perché giustamente è un lavoro e va pagato, e questa è anche una delle battaglie di Midi, insomma. Però ci è stato chiesto appunto di collaborare a che questa struttura, insomma, che riprendesse forma, riprendesse vita. Quindi noi veramente ci auguriamo che questa cosa si chiuda, come tu dicevi, perché è assolutamente insostenibile. Noi tra l'altro non abbiamo voluto essere dei normali direttori artistici, perché non è questo il nostro ruolo, perché il ruolo dell'associazione è ovviamente quello di anche creare dei concept, cioè creare delle situazioni, l'abbiamo fatte, perché voglio ricordare a tutti, insomma, che l'incontro è stato una cosa importante. Abbiamo ideato questo progetto dove per la prima volta si incontravano due collettivi e su questo palco potevano creare qualcosa di unico per la Casa del Jazz. Abbiamo creato la sinergia tra una orchestra e altri direttori d'orchestra. Abbiamo quest'anno aperto la finestra su Midiane, su noi donne, che per quanto ormai siamo sempre di più, però rappresentiamo sempre lo 0,000 uno dei cartelloni, e quindi anche lì abbiamo voluto mettere uno spot su questa criticità, no? E quindi è stato un po' questo, per noi è, diciamo, il ruolo di un'associazione all'interno anche della Casa del Jazz. Ma soprattutto anche un'altra cosa importante, abbiamo ideato questi incontri, come leggete qui, abbiamo proprio a gennaio abbiamo fatto questo incontro sul giornalismo, c'erano veramente moltissime persone, perché un problema anche dei musicisti è quello di avere spazio sulla stampa, no? Che il jazz ci sia sulla stampa, nei media, nella radio, in televisione, insomma, questi sono stati, diciamo, gli argomenti che abbiamo affrontato, un primo incontro, perché ovviamente è un grande, grande, grande tema. E l'altro veramente importantissimo, e qua, insomma, devo dire, faccio una critica a voi, perché io c'ero e anche qualcun altro, c'è un incontro fondamentale, quello sul lavoro e la previdenza, c'era Titti Di Salvo, un onorevole, un parlamentare, tra l'altro membro della commissione lavoro, e noi eravamo in 20. Questa è una cosa veramente assurda, cioè veramente assurdo che noi su un tema centrale, un tema di Midi, poi è chiaro, sicuramente molti avevano impegni, avevano concerti, avevano non so, conservatori e varie altre cose, però è veramente assurdo che in un appuntamento di quella rilevanza, dove veramente quello è forse il tema per cui noi abbiamo deciso di fare un'associazione, che in quell'incontro ci fossero 20 musicisti. Questa è una cosa assurda. E questo forse è uno dei grandi problemi, no, che abbiamo, cioè la partecipazione, cioè andare oltre questo computer, oltre Facebook, e veramente partecipare a una lotta che di fronte a un parlamentare di quella portata, insomma, che la sala fosse piena o ci fossero 20 persone, insomma, per i politici sappiamo che cosa vuol dire, no? I numeri. E quindi
Qua forse dovremmo un po' chiederci tutti, anche quelli che mancano in queste sedie, che cosa, qual è il cammino che vogliamo fare, cioè come ci vogliamo muovere, se vogliamo veramente colmare questo gap con l'Europa, che queste battaglie le ha fatte da tantissimi anni, ha iniziato a farle da molti anni e stanno molto più avanti di noi per tantissime cose. Quindi diciamo, ecco, anche il ruolo per noi difficile dentro la Casa del Jazz, perché ovviamente abbiamo dovuto sottostare anche a delle, abbiamo in qualche modo accettato anche delle condizioni per noi inaccettabili, però sicuramente mantenere questa postazione qui per un'associazione non era mai accaduto, e quindi è importante continuare a costruire in questo senso, sperando che questa startup finisca, cioè che si possa veramente pensare a un anno uno e non continuamente a pensare a un anno zero. Un'altra cosa che volevo dire anche è che all'interno di questa serie dell'Espresso, anche questa più o meno criticata eccetera, Midi ha chiesto e ottenuto di avere 3 CD che abbiamo come dire, ipotizzato anche insieme a Luciano e anche all'Espresso, perché comunque sia è un'operazione commerciale che vuole ridare luce e economia alla Casa del Jazz, quindi cerchiamo di capire anche il senso di questa cosa, quindi sono dischi che comunque devono essere venduti, però ci saranno 3 CD a cura Midi, dove ovviamente sei dovuta fare una scelta, ma che hanno comunque un collegamento anche commerciale, perché uno è su Nirvana, uno su Hendrix, uno su Janis Joplin, dove abbiamo praticamente aperto, diciamo, la partecipazione di questi CD è per dei giovani, ovviamente questo è il grande tema delle politiche, insomma, di questi tempi, e quindi questo ci sembrava un argomento ovviamente importante per creare questo ponte e esserci anche in questa serie, mi sembra anche di una grande rilevanza. Quindi abbiamo fatto una sorta di scelta nostra, io voglio dire, per quanto mi riguarda, e questo ci tengo a dirlo, che ho declinato l'invito sia come titolare che come ospite di questi dischi per il mio ruolo sia come presidente che all'interno della Casa del Jazz, e quindi abbiamo, per quanto riguarda anche il discorso delle donne, ho chiesto a Tiziana Ghiglioni, che è la mamma di tutte noi cantanti, di far parte di questo gruppo insieme a giovani che faranno parte di Giovani Leonesse, e poi ci sono gli altri 2 CD che ovviamente sono di vari giovani ma rappresentano ovviamente una parte del jazz italiano. Quindi non so, per quanto riguarda la Casa del Jazz noi continuiamo, se ci sono ovviamente idee da parte vostra è importante che ce le facciate sapere, insomma, perché non è un cammino semplice quello che stiamo facendo, però sì. Ah, ecco, sì, esatto. Un'altra cosa importante è che abbiamo ideato, dopo Copenaghen, che è stata una residenza che si è conclusa adesso, tra l'altro con il selezionato che è Fabio Giacchino, che voi conoscerete, che ha vinto questa selezione per Copenaghen, abbiamo avuto l'invito da parte di Paolo Damiani per quanto riguarda anche la collaborazione, cioè Striscia di Terra Feconda, che ci sarà questo festival a giugno, e quindi dato che l'istituto francese, l'ambasciata, ha selezionato un musicista che si chiama Ceccaldi o Ceccaldi, Paolo aiutami? Ceccaldi, che è un grandissimo e bravissimo musicista francese, lui verrà qui, e quindi abbiamo aperto questa seconda residenza italo-francese che avverrà qui alla Casa del Jazz, quindi si metteranno insieme queste 3 realtà, il festival, la Casa del Jazz e Midi, e ci sarà l'auditorium, quindi per la prima volta si cominciano a parlare queste diverse situazioni. E la seconda residenza, che è una cosa importantissima per un artista, insomma, avere quei 3-4 giorni, stare con altri musicisti, creare delle cose, produrre un disco, produrre un concerto, ma produrre un progetto, insomma ideare un progetto e poi poter dare, come dire, voce a questa musica creata da questo incontro. Questa selezione finirà il 20 marzo, quindi stanno arrivando, diciamo, le varie domande. La nuova commissione è formata da Francesco Ponticelli, Paolo Damiani, Franco D'Andrea e Danilo Rea. Questi sono i 4 della commissione, selezioneranno queste
questo materiale che sta arrivando, e quindi ci sarà la seconda residenza d'artista. Insomma, anche questa è una novità importante per Midi, perché non era mai accaduto, no? Che si potessero incontrare anche musicisti e creare qualcosa di nuovo. E direi che per quanto riguarda Casa del Jazz abbiamo, non so se ci sono altre domande. È arrivato Luigi Onori, quindi possiamo... Buongiorno. Ci sono altre domande su quello che sarà la Casa del Jazz? O su quello... Perché altrimenti... Poi vabbè, se ne parlerà, insomma. Io adesso vado un po' a braccio, così dico un po' di cose varie che mi vengono in mente. Luciano, tu vuoi aggiungere qualcosa? E comunque ci auguriamo che anche questa serie dell'Espresso possa andare molto bene, perché vuol dire che ce ne sarà un'altra il prossimo anno e un'altra ancora, e sicuramente è un modo anche di dare luce al jazz italiano. Quindi questo lo vorrei sottolineare anche per varie variegate cose che leggo e che sono abbastanza imbarazzanti per quanto mi riguarda. E, scusate, ma anch'io devo fare delle critiche. sì. Chi è che voleva? Sì. Buongiorno, sono Stefano Giuliano da Salerno. Ero interessato a comprendere la dinamica della strategia della Casa del Jazz, al di là, diciamo, dei finanziamenti pubblici e del riconoscimento naturalmente che merita indubbiamente. Quindi comprendere quali saranno naturalmente nel futuro, anche perché c'è nell'immaginario collettivo dei jazzisti fuori dalla regione Lazio l'idea che la Casa del Jazz sia un luogo di tutti e quindi non ubicato necessariamente al jazz romano. Quindi è un'idea che necessariamente deve essere traghettata, secondo me, anche in altre regioni. Quindi mi ponevo la domanda di quale fosse la strategia per avere, come dire, più proseliti, più adepti in quest'ambito, sia di naturalmente jazzisti che di altre figure. Il luogo, la struttura, come forse sai, appunto è nato proprio così, cioè con questa intenzione, questo intendimento che fosse il luogo di rappresentanza di tutta la scena, che non fosse evidentemente limitato soltanto alla scena della città in cui si trova. E questo è stato, a mio avviso, possibile in particolare proprio nei miei primi anni, insomma. Chiaro, quest'ultimo anno non può far fede, molta fede in questo senso, perché è chiaro che nel momento in cui ci siamo trovati ad affrontare, appunto, anche con l'associazione, col comitato, la possibilità di proporre attività nei confronti vostri, nei confronti dei musicisti, però a queste condizioni, cioè a condizioni di incasso, è chiaro che inevitabilmente, insomma, la maggior parte dei concerti possibili, resi possibili, sono soprattutto dei musicisti che in qualche maniera vivono già nella capitale, per un problema proprio anche di costi, è evidente. Però nel momento in cui ci fosse appunto l'opportunità di tornare un po' alla normalità, al passato, l'idea è ovviamente che le attività qui debbano essere il più trasversali possibili, il più rappresentative possibili di tutte le regioni, anche dalla ricchezza, insomma, dalla varietà che c'è di proposte che arrivano ovviamente da tutta Italia e da tutte le regioni. Non c'è un limite, voglio dire, geografico assolutamente, non potrebbe esserci. Come se ricorderai, nel passato questo era un luogo dove si facevano anche molte proposte di concerti fatte in collaborazione con gli istituti stranieri di cultura, con le ambasciate, cioè proprio nell'ottica che Roma non avesse bisogno di un altro luogo semplicemente dove tenere dei concerti, ma che fosse un luogo che desse spazio magari ad artisti che difficilmente venivano a potersi esibire a Roma, sia italiani che stranieri. Questo è venuto. Io mi ricordo nei primi anni, per esempio, avevo chiamato Franco Cerri, avevo chiamato Gianni Basso, avevamo fatto una reunion del gruppo Basso al Dambrini, ovviamente con Franco Piano al posto di Oscar, ma insomma chiamando musicisti come, ne dico uno perché a cui sono molto affezionato, che spero di richiamare presto, che è Gianni Cazzola, che è un grandissimo batterista che tutti voi conoscete, che mi diceva che non suonava a Roma nell'anno in cui l'avevo richiamato,
qualcosa da tipo 10-12 anni, insomma. Franco Cerri lo stesso mancava da moltissimo tempo, Gianni Basso anche, adesso non voglio dire soltanto musicisti di quella generazione, perché poi ce ne sono stati anche molti altri molto più giovani, insomma, però la logica credo che debba continuare a essere questa, insomma. Guido Manusardi, ecco, te lo dico un altro che non veniva a Roma e non si ricordava neanche che più che locali esistessero, insomma. Allora, in questa logica, vuol dire, da una parte di ricostruire un po' la storia, no? Anche i musicisti che hanno fatto la storia, dall'altra parte di proporre con una sezione che avevamo chiamato Giovani Leoni, quindi uno spazio specifico in cui avevamo chiamato regolarmente, vuol dire, quelli che erano all'epoca 10 anni fa, i talenti che poi alla fine si sono affermati, da Daniele Tittarelli, Max Donata, Claudio Filippini, tantissimi altri. La logica comunque era quella, cioè dire, se è Pietro Tonolo, non è che perché Pietro Tonolo, purtroppo per lui, no, a Roma non suona spesso e non fa tantissimi paganti, che non debba venire a Roma. Cioè la logica non deve essere di questo luogo, non deve essere quella del club che dice no, Pietro Tonolo non lo faccio venire perché non fa più di 30-40 paganti, no. La logica deve essere quella che Pietro Tonolo, per la sua grandezza, deve venire almeno una volta all'anno a suonare a Roma, e noi ci auguriamo di continuare a poter essere il luogo dove lui viene a suonare. Ho citato nomi a caso, semplicemente di quelli che ricordavo, però ti confermo, insomma, che la logica deve essere quella, quindi benissimo le proposte che arrivino da tutta Italia, da tutte le provenienze geografiche. Ci auguriamo di avere l'opportunità, appunto, di cominciare a farlo, perché invitare ovviamente un musicista da Bolzano piuttosto che dalla Sardegna è chiaro che impone, insomma, una serie di costi che al momento non abbiamo le risorse per sostenere, però speriamo ovviamente di cominciare a farlo. Ok, grazie. Tra l'altro anticipo anche che doveva essere il 17 aprile, ma probabilmente non c'è disponibilità della Casa del Jazz per fare, e ci sarà comunque, adesso dobbiamo decidere quando, un grande incontro sulla didattica, quindi con tutti i docenti, capo dipartimento di jazz e anche di scuole varie, insomma, per parlare di questo. E poi a maggio pensavamo di chiudere questi incontri informativi facendo un grande incontro sul diritto d'autore, quindi invitando SIA e varie altre società, e per parlare anche di questo grande argomento. A questo punto andiamo a Battista Tofoni, che ci parla anche di questa bellissima nuova realtà nata da Bando Franceschini, che ha, adesso non mi ricordo quanti mila euro sono stati destinati per questo portale del jazz italiano, dove appunto il luogo virtuale dove possiamo essere tutti. Qua è stato presentato il portale, e però ecco, era bello poterlo fare anche davanti ai midiani. Sì, mi collego con... Sì. Lascio Ascanio? No, no, basta che lo stacchi. Stacco qui? Anche su questo ci sono parecchie domande che arrivano, quindi diciamo è l'opportunità anche per avere informazioni maggiori su quello che è e che dovrà, e come si svilupperà questo magnifico luogo virtuale. Vabbè, intanto io vi intrattengo con un po' di chiacchiere, nel senso che questo, comunque questo portale, insomma, è diventato anche uno dei fiori all'occhiello, insomma, perché sembra che in altri stati europei non ci sia, no, Battista? C'è una cosa diversa. Ah, e quindi diciamo è un luogo... Sì, ciao a tutti, insomma, ho un sacco di amici in sala, sono Gian Battista Tofoni e
sono il direttore generale di Europe Jazz Network, cioè una rete europea di festival jazz che ne conta adesso 110, ha sede in Francia e di 31 paesi europei. E sono anche socio di jazz e attraverso il jazz, col bando dei 500, organizzo anche una piccola rassegna delle marche che si chiama TAM, molti di voi hanno partecipato anche quando facevo il cosiddetto direttore artistico, adesso non me ne occupo quasi più perché impegnato in altri lidi. Insieme ai jazz, col bando dei 500, siamo riusciti a portare a casa questo progetto che secondo me è importante. È stata una richiesta essenzialmente del ministro, quando lo incontrammo la prima volta, dice perché non facciamo un grande portale del jazz italiano. Allora, forte anche dell'esperienza internazionale che è stata fatta con Europe Jazz Network, dove abbiamo cercato di stradare i portali nazionali di altre strutture europee molto più strutturate della nostra. Insomma, noi stiamo cercando di fare con questo processo che è nato anni fa tra la Federazione IJazz e MIDI, di creare una struttura fissa che in qualche modo possa aiutare il mondo del jazz italiano, quindi con tante difficoltà, ma insomma i risultati si stanno vedendo. Ecco, attraverso questo bando dei 500 siamo riusciti a portare a termine questo progetto. Era un progetto che non verteva soltanto sul portale in quanto spazio ideale e virtuale del jazz italiano, abbiamo organizzato anche una serie di incontri a Bari, anche qui a Roma, eccetera, di specializzazione, di confronto con i nostri soci operatori di jazz, che adesso conta, se non sbaglio, 35 soci, Gianni, non mi ricordo più, sì, 35, di tutte le regioni italiane. Quindi da un gruppo, diciamo, di produttori è diventato, diciamo, la federazione, diciamo, del jazz italiano, che rappresenta poi i festival, i club e gli organizzatori. Bene, la struttura del sito è molto semplice, non pensavamo di fare un sito omnicomprensivo del jazz, quindi è stato fatto un discorso, diciamo, anche futuribile, cioè creare una struttura che in qualche modo sia una sorta di mappatura di link e dei link delle organizzazioni italiane e degli artisti italiani, cioè praticamente qui si incontreranno, e questo è un sito che crescerà nel corso del tempo, quindi è un sito che avrà una crescita esponenziale di anno in anno, dove si incontrerà, diciamo, il musicista, gli artisti in genere e gli organizzatori di concerti attraverso gli eventi. Quindi è partito già con una geomappatura totale, sia dal punto di vista dei concerti che andremo a fare, sia dal punto di vista della localizzazione delle organizzazioni. Quindi un concerto si fa in un posto specifico, in un orario specifico, con delle persone specifiche. Partendo da questo presupposto, diciamo, ci sarà una serie di link che andranno a funzionare in un immenso database che sta, diciamo, alla base di questa interfaccia che noi vediamo, che è abbastanza semplice. Come funziona? Non abbiamo voluto fare, come abbiamo fatto magari in passato, non abbiamo voluto pensare a un sito che sia onnicomprensivo sia delle attività dei musicisti sia delle attività degli organizzatori. Perché? Nel 2016 chi non ha una pagina Facebook, chi non ha un servizio proprio, sia dal punto di vista degli artisti che dal punto di vista degli organizzatori? Quindi, diciamo, le informazioni relative alle proprie attività specifiche uno le va a cercare nel proprio sito. Nel proprio sito parlo dei festival, nel proprio sito quindi lo devono tenere aggiornato, e dei musicisti che con le loro proposte poi magari è molto più facile aggiornare il proprio sito, eccetera. Qui è una sorta di piazza comune, di agorà, dove si incontrano tutte queste attività, che possono essere le proposte musicali, i concerti organizzati e appunto tutte le attività che fanno i musicisti. E dobbiamo ringraziare tutta una serie di persone che hanno collaborato a questo progetto, e soprattutto c'è anche una roadmap, perché non finisce qui, ci stiamo ancora lavorando. Non l'abbiamo inaugurato perché chiaramente, maestro Girotto, l'abbiamo inaugurato perché c'era l'urgenza di inaugurarlo, ma c'è una roadmap di attività che andremo a fare, che ve le dico, insomma, da quelle a breve termine. La prima è quella che stiamo inserendo proprio in questi giorni, dovremmo terminare entro la fine di marzo tutto l'archivio dell'IJM, che è l'archivio delle etichette discografiche italiane. Quindi tutti gli artisti adesso presenti all'interno del sito verranno linkati con tutte le produzioni che sono state immesse da queste etichette discografiche. Ce ne sono diverse, adesso vedo Fabrizio su in alto, magari poi lui potrà intervenire. È un archivio molto importante, che è di 18 GB tra diciamo connessioni di CD già pubblicati. Quindi vi troverete in qualche modo, se avete registrato un CD, se avete fatto parte di
questo IGM, immediatamente c'è un'esplosione, ci sarà un'esplosione tra 30 giorni di tutta l'attività vostra passata e di quella vostra futura, perché c'è questa collaborazione con le etichette. Quindi appena switcheremo e apriremo questa cosa, oltre a vedere i propri concerti, vedrete anche tutta l'attività passata dal punto di vista dell'incisione del CD. E poi il 23, questo entro fine marzo, il 23 aprile inaugureremo la sezione invece in inglese, verrà presentata in Germania, a Bremen, con la presenza del ministro Franceschini, e pensavamo per la fine di maggio di aprire anche l'attività di inserimento dati da parte vostra, cioè degli artisti, selezionando prima tutti gli artisti di MIDI, poi aprendo un po' la porta dappertutto. Chiaramente è un sistema molto complesso, perché appena abbiamo aperto adesso ai 20-25 soci di jazz per l'inserimento di informazioni, c'è tutto un discorso un po', come dire, di aggiustamento, di affinamento delle attività di inserimento, che è abbastanza complesso. Quindi, come dire, c'è un gruppo di persone che ci sta lavorando, però il discorso, diciamo, più o meno è questo qui. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è che tra un anno, secondo me tra un anno, avremo circa 4.000 record già di attività, perché più o meno 4.000 sono i concerti all'anno che ha stimato la SIAE, non mi vorrei sbagliare, c'è sempre Gianni Pini che è più esperto di me dal punto di vista dei dati. 4.000 concerti l'anno, 4.000 eventi jazz, chiamiamoli così, durante l'anno, che moltiplicati con una media di un trio, quartetti, facciamo 16.000 artisti coinvolti che possono, diciamo, essere già apparire. Questo moltiplicato nel corso degli anni farà sì che, da un punto di vista statistico, per un'eventuale ricerca, non so, università, eccetera, eccetera, uno potrebbe vedere, come dire, la mappatura tra 5 anni di quello che è successo in questi anni. Da un punto di vista anche quotidiano, dice, dell'appassionato di jazz, mi collego al sito, voglio vedere quello che c'è oggi in Italia. Penso che tra un anno e mezzo, due, riusciremo a avere veramente la mappatura completa di questo mondo variegato del jazz italiano, che non è solo teatri, club e festival riconosciuti, ma è anche tutto un bosco molto interessante di attività che si fa anche nei piccoli club, nei piccoli bar. E sapete benissimo che questo è anche il tessuto connettivo, l'ecosistema che tiene anche in piedi tutto il sistema nazionale. Bene, detto questo, ve lo faccio vedere velocemente, perché tanto ormai sono sicuro che siete già entrati all'interno. Vi ripeto che è un progetto in divenire, come vi ho detto, e quindi ci sono delle cose che adesso stiamo facendo. Per esempio, adesso non so, andiamo, vi faccio subito una considerazione su un aspetto che vi riguarda in prima persona, che è quello delle proposte musicali. Contrariamente a quello che succede in Europa, dove abbiamo anche un sistema dei tour, quando abbiamo aperto il discorso delle proposte musicali abbiamo visto che in Italia purtroppo non abbiamo una situazione strutturata. Ecco perché ci sarebbe bisogno di una strutturazione nazionale. Perché? Che succede? Mentre all'estero, diciamo, abbiamo dei periodi specifici, il progetto Tal Detali è in tournée dal 1 settembre al 31 ottobre, appena abbiamo aperto un po', diciamo, per inserire le proposte musicali italiane, dalle agenzie abbiamo ricevuto, chiaramente, e anche da alcuni musicisti, adesso apriremo in maniera compiuta nei prossimi mesi, sì, siamo disponibili dal 1 gennaio al 31 dicembre, perfetto, ma non è un progetto, non è un tour, cioè, nel senso, il progetto solitamente chi è interessato poi ad acquistarlo, perché le proposte musicali sono indirizzate a chi? Indirizzate al mercato dei possibili acquirenti, che possono essere i festival, dei club, eccetera, eccetera. Deve essere un po' circoscritto nel periodo, quindi il progetto musicale, ecco, ci stiamo ancora ragionando su questo fatto qui. Per adesso cominciamo a immettere, diciamo, tutte le informazioni, poi vedremo, aggiusteremo il tiro nel corso del proseguo. Bene, il sito è questo qui, eccolo qua, quindi abbiamo, molto semplice, c'è un background qui di foto che verrà cambiato, adesso pensiamo ogni 6 mesi, 7 mesi, così non vogliamo vedere sempre la faccia di Francesco Diodati, no? In prima fila, e quindi lo metteremo un po' a rotazione, giustamente, ecco, poi semplicissimo. Il sito, vi dico, è fatto con una struttura che si chiama Drupal, che è un CMS open source, quindi che è potentissimo, non è un classico CMS che si trova un po' in giro, come ce ne stanno tanti per fare i blog, eccetera. È molto strutturato dal punto di vista database, quindi è molto, diciamo, solido sotto questo punto di vista. Niente, quindi abbiamo una sessione notizie, una sessione attività, voi vedete, sì, perfetto, ok, una sessione calendario che è più complessa, ecco, tra l'altro qui adesso inseriremo nei prossimi giorni, no, prima della fine del mese, una sessione incontri, chiamiamola così, è momentanea, parliamo di jazz, perché
c'è questa richiesta forte e ci sono anche tante attività in Italia di conferenze, incontri sul mondo del jazz, guida all'ascolto, eccetera, eccetera, e vorremmo inserire all'interno di questa sezione. Beh, poi abbiamo gli artisti, le strutture che sono organizzatori, scuole, formazioni, agenzie, associazioni di categoria e i media che abbiamo in qualche modo censito. Vi faccio vedere un po' di sezioni perché tutto è impossibile, no? Nella giornata di oggi. Vi faccio vedere magari quelle un po' più complesse dal punto di vista della mappatura. Ecco, ok, andiamo sul calendario per esempio. Appena andiamo sul calendario dovremmo avere, ecco, i concerti che partono da oggi in poi. Chiaramente noi possiamo anche andare all'indietro, cioè, ok? Quindi il sistema già immediatamente analizza i concerti che ci stanno oggi e poi quelli in futuro. Ecco, se vado all'ultima pagina possiamo avere un'idea del numero di concerti, ce ne stanno 9 per ogni pagina, abbiamo 15 pagine, quindi fate voi la moltiplicazione delle cose. Oh, poi abbiamo la possibilità di fare la mappatura dei concerti per i prossimi 30 giorni, cioè io, appassionato di jazz, che mi trovo, non so, a Roma, voglio vedere a 100 km da Roma quello che c'è, e qui potete tranquillamente cliccare qui sopra e vedere che c'è San Severo, sta a 100 km, eccetera, eccetera. Se qui però io abbasso, voglio vedere, mi voglio spostare per 50 km, dovrebbe funzionare. Ecco, dovremmo mettere il cap, no vabbè, non ce lo mettiamo. E così qui possiamo andare direttamente, ecco, a Casa del Jazz, vediamo che concerto c'è venerdì 25, esiste? Sì, è giusto? Alessandro, non so, perfetto, ecco. Chiaramente qui se c'è un link della biglietteria possiamo anche andare a acquistare direttamente il biglietto, qui il link non c'è, però in altre situazioni dove l'hanno messo siamo sparati direttamente all'acquisto del biglietto. Così, però per far vedere un po' come funziona la cosa, io qui se clicco su Alessandro Lanzoni dovrei andare sulla pagina di Alessandro Lanzoni e sapere che sono al pianoforte, che c'è un'email alla quale possiamo scrivere, che c'è un sito suo personale dove possiamo tranquillamente andare, eccolo qui. Chiaramente lui terrà molto aggiornato, c'è la sua pagina Facebook, che è questa qui, e c'è il suo canale YouTube, eccetera, eccetera. E possiamo vedere sotto se c'è altri concerti, e infatti ce ne ha, dove suona e in tutte le formazioni nelle quali suona. Che non è male, no? Ecco. E vediamo anche il passato, chiaramente. Il passato non lo vogliamo cancellare perché a fini statistici potrebbe essere interessante per capire anche i movimenti. Chi vuole fare una ricerca sul jazz italiano avrà tra 10 anni una bella base di dati. Va bene, e questo sì. E poi ci abbiamo, beh, gli artisti, chiaramente essendo ecco, adesso gli artisti abbiamo inserito proprio 3 giorni fa tutti gli artisti che non sono linkati solo esclusivamente all'interno del sito dal punto di vista degli eventi, perché fino adesso abbiamo inserito solo quelli che andavano a suonare da qualche parte. Adesso abbiamo inserito anche tutti quelli che hanno registrato qualcosa per l'associazione di tutte le etichette, eccetera. Quindi ci troviamo adesso con migliaia di artisti. Vi faccio vedere il mio pannello di amministrazione per farvi avere un po' di dati, diciamo, su quello che c'è nel sito adesso. Questi totali voi purtroppo non li potete vedere, però abbiamo 595 band, va bene, i comunicati. Abbiamo 1581 artisti censiti. Chiaramente quelli esteri sono censiti perché? Perché magari c'è una collaborazione, cioè suona il quartetto di Thomas Stanco e noi chiaramente per metterlo nel circuito lo mettiamo, però non appare poi nella lista, cioè appare solo nell'evento. E poi abbiamo 763 organizzazioni tra club, festival, agenzie, cioè organizzazioni, noi intendiamo organizzazioni in qualsiasi cosa, cioè nel passato l'organizzazione era un po', come dire, il lavoro era settoriale, cioè chi faceva il festival faceva solo il festival, chi c'aveva l'etichetta faceva l'etichetta, chi c'aveva la scuola faceva solo la scuola. Attualmente non è più così, un'organizzazione può fare n cose, cioè un'organizzazione, abbiamo organizzazioni all'interno del database che organizzano principalmente un festival, magari fanno 3 edizioni discografiche di qualche CD, ma perché non metterlo all'interno della sezione, eccetera, eccetera. Così come sono organizzazioni che fanno principalmente l'agenzia, ma organizzano anche un festival. Quindi c'è l'organizzazione che fa N attività, va bene, queste le tipologie sono qui sotto, insomma, questa diciamo è il generale. Gli artisti sono qui, li abbiamo purtroppo dovuti dividere con una leggenda, chiaramente, quindi possiamo ricercare per cognome, nome e strumento, quindi possiamo avere tutti i trombettisti, tutti i pianisti, eccetera, eccetera.
e possiamo avere, non so, vabbè, Pino Petrella che l'ho visto prima, ecco, cerchiamo Gianluca Petrella e ci abbiamo tutte le informazioni su Gianluca che sono presenti nel sito, i prossimi concerti e tra un po' ci saranno anche tutte le prossime proposte musicali. Allora, la sezione proposte è stata aperta ma non è ancora completamente attiva. Come vi dicevo, abbiamo delle incongruenze sotto questo punto di vista. Come vedete, ecco, parlando di Petrella, Pannonica ci comunica che l'agenzia di Petrella, che Gianluca Petrella, giustamente è in tournée dal 1 gennaio, no, dal 1 dicembre 2015 al 31/12/2016, che sono d'accordo, come dire, come impostazione, però secondo me qui dovremmo adesso dividere tra progetti, chiamiamoli tour, in giro, io ho questa coproduzione in questo periodo specifico e cerco delle date. Secondo me andrebbe in... e poi ci sono tutte le proposte, diciamo, delle agenzie, andiamo a vederle magari, o anche dei musicisti stessi, questa l'apertura sarà, diciamo, sotto questo punto di vista, ecco. Stiamo un po' lento, ecco qui per esempio, adesso qui siamo andati su Pannonica e vediamo tutte le proposte di Pannonica. Vorrei fare la stessa cosa con gli artisti, cioè gli artisti, diciamo, una serie di progetti li metto lì, se sono interessato posso chiamare direttamente l'artista o magari un manager, un agente o l'amico che ci cura la promozione. Poi abbiamo la sezione media, però non vedo bene qui, ci sono i due magazine di carta stampata, poi abbiamo tutta la sezione, diciamo, dell'online che abbiamo censito. Se ci sono delle segnalazioni chiaramente basta che ce lo dite e noi immediatamente le metteremo. Poi la sezione blog online e la sezione anche radio. Vabbè, io andrei a qualche domanda perché sì, non ho altro da aggiungere sul portale. La navigazione. Curiosità, cose, boh. Proposte migliorative, vai. Una domanda, segnalare una serie di concerti, essendo un artista che vuole, che è già censito, che vuole segnalare la propria attività, come fa per comunicarla o inserirla? O ci sarà un modo in futuro per poterlo fare? Sì, c'è un modo adesso, già adesso basta scrivere a info@italiajazz.it e risponde una persona che si chiama Gaia, che sta a Firenze, che riceve centinaia di mail al giorno e la inserirà direttamente. Sì, il lavoro è stato in mano chiaramente dell'inserimento di informazioni. Però adesso stiamo vedendo che il trend sta diventando positivo, cioè abbiamo aperto il mese scorso ai nostri soci di Jazz e incominciano a inserire tutte le informazioni. Auspichiamo che appena apriremo agli artisti apriranno... metteranno anche loro le proprie informazioni, quindi diciamo questo si serve, si nutre delle informazioni della comunità, quindi info@italiajazz.it per mettere proposte e informazioni di concerti. Chiaramente l'informazione di concerti, i concerti possono essere messi se l'organizzazione è censita, se l'organizzazione non è censita la censiamo, non censiamo solo l'organizzazione, cioè chi si intesta il bordereau, noi consideriamo organizzazione chi effettivamente si intesta il bordereau, si ha e paga gli artisti. Poi c'è anche un venue, cioè un luogo di spettacolo che potrebbe essere diverso dall'organizzazione, quindi il lavoro di inserimento nella prima fase, se l'organizzazione non è censita, è un po' complesso. Poi chiaramente questo diventa patrimonio di tutti, perché la seconda volta che andiamo a suonare per quell'organizzazione o andiamo in quel luogo specifico, ce l'abbiamo già nel database, quindi sarà accessibile per tutti. E presumo a fine maggio apriremo, adesso ci stiamo accordando con Midi, ma non è un accordo, diciamo, di business, è soprattutto una questione tecnica di costruire il sistema che vi possa permettere di lavorare agevolmente. Altre domande? Ne faccio una io, sì, due. Quindi al momento gli artisti non possono loro inserire concerti eventualmente anche auto-organizzati o semi-auto-organizzati, oppure organizzati verso spazi che non comunicano con voi? Sì, diciamo che attualmente prima erano 3 persone che potevano inserire informazioni, adesso ce ne stanno 22. Chiaramente, come dire, il sistema è forte ma è anche gracile sotto un certo punto di vista, cioè se non vengono rispettate, e lo dobbiamo capire anche in itinere questo processo di inserimento, se non vengono rispettate le regole, chiaramente, cioè, il database, cioè l'inserimento che uno fa non può essere accettato, quindi per non far perdere tempo, diciamo, all'utente che va a inserire le informazioni e a noi a controllare le informazioni,
l'abbiamo aperto per ora, ma da qualche settimana, agli organizzatori. In maniera strutturata, secondo me, potreste in questa fase mandare queste informazioni a info@italiajazz e noi le inseriamo, insomma, le inserisce questa povera Gaia. Allora, il resto della domanda è, il finanziamento è stato una tantum, sì. Quindi sicuramente necessario per mettere insieme tutta l'infrastruttura, per continuare a perfezionarla, andare avanti e poi anche per consentire la retribuzione di chi sta facendo questo lavoro. Sì. Si esaurirà fra poco, immagino. Si è già esaurito, ecco. Cioè, stiamo parlando di lavoro volontario. Quindi in questa il fase, futuro sì. Ecco. Di questo portale. Il futuro di questo portale è che sì, il futuro è che questo portale è che questi 22 ai quali abbiamo aperto diventino 150, 200, diventino 300, diventino 400, cioè diventa un sistema molto semplice. Sia dal punto di vista dell'inserimento, sia dal punto di vista della gestione. È chiaro che ci vuole una regia da un punto di vista editoriale, perché stiamo vedendo adesso che volevamo tenere una sezione news molto circoscritta, invece la sezione news, insomma, riceviamo molte informazioni e va gestita in qualche modo. Cioè tutto il processo va un po' gestito. Chiaramente, come dire, viviamo nel mondo del jazz e la prima lezione che mi fece Giancarlo Schiaffini a Sinergesis, l'improvvisazione non si improvvisa. Diciamo che abbiamo le spalle abbastanza larghe in questa fase, che possiamo gestire una serie di problemi tecnici con molta maestra. E sì, ci sarà, speriamo ci sia un nuovo bando che possa essere indirizzato in questa direzione. Io credo che sia uno strumento importante. In Europa, ve lo dico, ci sono altri portali, ma non strutturati in questo modo. Ecco perché anche IGN ha dato un finanziamento piccolo a IJazz per la strutturazione di questo, perché dovrebbe essere il portale di riferimento. Cioè, nonostante i milioni di euro investiti in Norvegia, Danimarca, eccetera, non c'è uno strumento così complesso come quello che abbiamo creato qui in Italia. Quindi, diciamo, dobbiamo essere orgogliosi di questo, nonostante, chiaramente, ripeto, l'ho detto in premessa, è un progetto in divenire, anche se è solidissimo, cioè, è impossibile buttarlo giù con una spallata dal punto di vista dell'hackeraggio, di qualche, chiamiamolo, cattiva emissione di dati o sbagliata emissione di dati, ma funziona, insomma, ecco, spero di aver risposto alla tua domanda. Cioè, c'è del lavoro da fare, cioè da creare un comitato, diciamo, redazionale che venga retribuito in qualche sì, modo. Sì, sì, io mi preoccupavo del futuro, perché un lavoro del genere uno lo immagina come un progetto che si fa pensando ai prossimi 15-20 anni, mentre al momento è stato finanziata la realizzazione, ma la manutenzione, il lavoro di missione di informazioni, tutto ciò che consente poi di usare questo strumento per un numero di anni ragionevole, per parlare di un qualcosa di strutturale, non c'è. Allora, no, come non c'è, però ripeto, confidiamo in questa relazione che si è instaurata con le istituzioni, che è importante. Io vorrei fare anche un'analisi storica di quello che è successo in questi ultimi anni, brevissima, perché non sono io deputato a farlo, lo farà sicuramente Gianni Pini e Ada Montellani, in quanto rappresentanti, diciamo, delle due istituzioni che hanno un po' cambiato lo scenario nazionale. C'è stata un'evoluzione importante, ecco, questo colloquio, questo dialogo, questa strutturazione, il dialogo con il Ministero va assolutamente mantenuta, ma c'è anche un discorso comunitario, cioè l'ecosistema del jazz italiano deve essere sostenuto da una parte, cioè non siamo in due tavoli diversi, da una parte dagli artisti, dall'altra parte dai presenter, diciamo, quelli che fanno i promoter, che acquistano i vostri concerti e le vostre proposte artistiche. È un percorso che si fa insieme. Infatti io immagino, sì, appunto, che dovremmo chiedere alle istituzioni di sostenere nel tempo questo lavoro. Però noi siamo stati furbi, l'abbiamo creato in modo che gli utenti possano interagire già, certo, subito. Quindi adesso dobbiamo semplicemente raddrizzare un po' il tiro dal punto di vista tecnico. E così come mettiamo i nostri tweet, le nostre informazioni su Facebook, in maniera su Twitter da una parte e Facebook dall'altra, dovrebbe essere semplice. Adesso non vi faccio vedere l'immissione dati, ma la stiamo semplificando in maniera straordinaria. Cioè, se io devo inserire un luogo di concerto, ho una lista di luoghi di concerto, me lo cerco, sì, per la regione. Io risegnalo il fatto che al momento
soprattutto per le attività di base, quelle che coinvolgono proprio cifre nell'organizzazione minime, piccoli centri di cultura, associazioni, spazi, piccoli club, club occasionali, gli organizzatori sono inaffidabili, voi non li avrete registrati, non vi comunicano le cose, non fanno nemmeno i comunicati stampa, spesso sono i musicisti che si danno da fare per comunicare gli eventi. In qualche modo, al momento, non avendo un canale diretto... Ma è questione di giorni, Cioè, diciamo un mese e mezzo, perché ho detto fine maggio, se non sbaglio, no? Sì. Quindi 30 aprile, ve lo dico, scusate, 30, fine marzo c'è l'apertura del database delle etichette, 23 aprile c'è la presentazione del portale bilingue, inglese-italiano, e fine maggio c'è l'apertura delle musicisti. Grazie. Confidiamo in un vostro attivo coinvolgimento. Ci sono altre domande? Una domanda stupida la posso fare. Questo collegamento con le etichette riguarda solo dati discografici oppure ascolto? C'è anche l'ascolto, lei credo che faccia parte del IGM, no? No. Però Fabrizio è più preciso, sì, cioè noi stiamo importando praticamente tutti gli MP3 dei CD che sono stati già messi, chiaramente non li metteremo in linea per tutti quanti, per il pubblico, perché dovremmo pagare so quanti milioni di SIAE, anche se abbiamo un ottimo rapporto con la SIAE non lo vogliamo fare, attualmente lo sta facendo IGM. Sì, per gli operatori del settore, tipo giornalisti, etichette stesse, con una password riservata possono accedere all'ascolto, perché poi i CD vanno chiaramente comprati, ecco, il pubblico non può accedere a quella parte lì. Sì, stiamo importando proprio tutti questi 18, insomma, chi ce l'hanno? 18 gigabyte, mi è piaciuta questa... 18 GB di MP3. Ah. Ci sono altre domande? Battista, grazie. Grazie. Cioè, questo appunto, tanto per legarmi a quello che diceva Paolo Tombolesi, nel senso che molte persone hanno avuto anche, così oggi siamo così tra di noi, quindi ci possiamo dire tante cose, no? Hanno avuto anche da ridire su questo bando, che sicuramente non sarà anche abbastanza, però la cosa bella anche di questo bando è che è stato utile per creare delle situazioni che non sono solamente per quello o quell'altro, ma proprio ecco, un portale dove veramente, che può essere veramente utile a tutti. Queste forse devono essere che i soldi appunto delle istituzioni, quello che il MIBACT può destinare per tutta la comunità, cioè qualcosa che i jazz, i soldi che i jazz ha preso per fare uno strumento che può essere utile per tutti a livello proprio orizzontale. Quindi questo spero che ci siano, appunto, che ci sia possibilità di avere altri finanziamenti per portarla avanti, perché poi queste cose non devono rimanere lì, insomma. A questo punto io chiamo anche Gianni Pini, che è stato più volte menzionato, e una cosa anche che volevo dire è che Midi in questi due anni ha creato dei ponti che mi dicono non erano stati mai creati precedentemente, anzi ha messo appunto in comunicazione delle parti contrapposte. Parlavo prima dell'incontro con i giornalisti, spesso i musicisti tuttora sono contro i giornalisti o contro la stampa, del perché per come, anche lì si è creato un dialogo. L'altro dialogo importante che è stato attivato da subito è stato quello con i direttori artistici dei festival. Per noi è sempre un argomento spinoso questo, perché ovviamente dai tempi dell'AMI siamo diventati molto di più e ovviamente c'è la difficoltà a essere presenti e avere un rapporto, diciamo, anche positivo con i direttori artistici, che giustamente fanno anche le loro scelte. Però a volte, ecco, è stato anche importante confrontarci, no? E anche costruire insieme delle possibilità, perché anche loro
vivono quotidianamente dei problemi, trovare veramente la possibilità di creare una strada comune. Quindi questo è un dialogo che abbiamo attivato, ovviamente è un dialogo anche abbastanza dialettico, cioè c'è anche un confronto acceso anche su certe cose, però abbiamo costruito molte cose insieme. Quindi Gianni, se ci vuoi raccontare un po' questo percorso anche. Luce accesa, sì, bene. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ci vediamo molto più spesso di quanto avveniva in passato, quindi. E naturalmente noi abbiamo svolto la nostra assemblea nazionale dell'associazione IGESE, sempre qua, che è il nostro punto di riferimento e sempre più credo debba essere nei nostri progetti, in questo luogo. Abbiamo trovato qui qualche tempo un po' prima, insomma qualche settimana fa, era fine febbraio se non mi sbaglio, o inizio febbraio, insomma non molto da adesso. E adesso c'è l'Assemblea Nazionale del MIDI, è forse un'occasione, no? Anche per tirare un po' le fila e fare qualche ragionamento di una prima valutazione di tutto quello che ci siamo incontrati, se ne valeva pena, se ne valsa la pena, e quali sono le cose che abbiamo magari sbagliato o fatto non sufficientemente bene, che potremmo fare meglio. Insomma, naturalmente siamo persone dotate di un certo spirito critico, il nostro è sempre stato un mondo vivace. Qualcuno richiamava l'esperienza di Facebook, dei commenti, esatto. Che arrivano qualche volta positivi, qualche volta negativi. Comunque segno di vitalità e di attenzione. Ecco, io volevo partire da un concetto che secondo me è abbastanza importante per capire che è utile aver fatto due associazioni nazionali, che è utile lavorare insieme, e anche per ricordare le scadenze ne ho indicato una paginata, quindi vediamo con il famoso dono di sintesi che Ada mi richiama, io purtroppo sono molto chiacchierone, comunque mi aiuterà Ada a cercare di stare nei tempi. Che cosa sta succedendo a livello locale e che cosa succede a livello nazionale? Qualche tempo fa c'è stata una polemica che hanno preso per il bavero il ministro Franceschini, ha detto: signori, le condizioni sono molto peggiori di prima, o comunque non sono migliorate, e Franceschini ha risposto dicendo, portando i suoi dati e dicendo che effettivamente il Fondo Unico per lo Spettacolo, quello nazionale, negli ultimi anni, non era così quando c'erano i precedenti governi, è rimasto stabile, anzi forse c'è qualche lira in più da spendere. Tutta una serie di risorse il governo le ha allocate sui fondi nazionali di disponibilità del Ministero, quindi sono partiti tutti i giorni, il Ministero è molto dinamico, ogni tanto succede qualcosa, ci sono questi begli annunci che si vedono. Però ecco, per riuscire a ricostruire il quadro, per capire come noi operiamo e le difficoltà che noi abbiamo tutti i giorni per tirare sul bandone e aprire bottega, come dicono altre categorie, ecco bene, è giusto anche riuscire a allargare il quadro, non soltanto a quello che questo governo è riuscito in qualche maniera a fare, ma anche per capire che cosa succede sui territori. Noi abbiamo avuto la scomparsa delle province nel giro di qualche anno e questi convegni poi ce li diciamo, mi spiace qualcuno, ce li siamo già detti anche in altre occasioni, ma questo è un fatto molto grave perché le province nella loro sostenuta inutilità, e potremmo discutere qui da noi se questa inutilità è effettiva o meno, ma insomma qualcosa spendevano. Io nel mio piccolo avevo due festival importanti gestiti da me che vivevano grazie al contributo della provincia e questi non ci sono più. Ma non ci sono più non vuol dire che è stato dato un altro indirizzo, no, chiamate questa persona, sostituisce quest'altra, non ci sono più e quei fondi sono andati persi per la cultura, per lo spettacolo, per il jazz. I comuni, lo sappiamo, c'è una grande rincorsa a queste tasse sull'accoglienza, sul turismo, eccetera, eccetera, forse hanno salvato un barlume per chi ha fatto questa scelta di disponibilità economica. Io vengo da Firenze, chiaramente sul turismo ci ha consentito forse di tenere in vita quei due o tre bandi basic per continuare a esistere. Ecco. Ma cosa succede nella generalità dei comuni? Noi sappiamo che i bilanci delle amministrazioni comunali sono in grandissima difficoltà. E questa difficoltà purtroppo negli ultimi anni, un po' a livello, prima era un po' a macchia di leopardo, ora credo sia un segno abbastanza unitario, sta purtroppo mettendo in crisi le amministrazioni regionali. Non so che cosa succede nelle vostre regioni, ma per darvi su qualche dato, la regione Toscana sta parlando, nel giro di 3 anni il budget sui festival passa da 1.200.000 euro, quest'anno si parla di 400-500.000 euro. Sono cifre drammatiche che significano che gli operatori che facevano conto sui fondi regionali si troveranno quest'anno a ridimensionare i loro programmi. Ecco, quindi noi quando parliamo di cosa è successo a Roma,
è giusto dire che a Roma qualcosa di positivo succede, ma per ricostruire poi alla fine il quadro generale bisogna tener conto anche di quello che succede fuori. E qui la domanda è giusta, è importante, e noi stiamo facendo bene a tenere in vita delle associazioni nazionali, perché abbiamo sempre più necessità, bisogno di interloquire a questo livello. Perché se noi non fossimo riusciti in questi anni a stabilire un dialogo con il governo centrale e far partire dei progetti importanti, saremmo in condizioni sicuramente peggiori di quelle in cui noi siamo ad operare adesso, che hanno comunque un segno di grande difficoltà. Cosa abbiamo ottenuto in questo nostro lavoro a Roma? In questi ultimi anni il famoso Fondo Unico dello Spettacolo ha previsto una maggiore presenza delle associazioni e le iniziative che si richiamano al jazz. Noi l'abbiamo calcolato sostanzialmente in un raddoppio, cosa che non avveniva da tantissimi anni. Dal 2014 al 2016 abbiamo calcolato un passaggio da 800.000 euro a 1.600.000. Purtroppo c'è stato anche qualche dato negativo in questi cambiamenti del FUS, soprattutto nell'ambito dei festival, che sono stati ridotti drasticamente il numero. Il Ministero finanziava una settantina di festival, nel 2016 ne ha finanziati non circa 30, quindi meno della metà. Quindi vuol dire alcuni festival importanti che non conosciamo, in primo luogo Vicenza, ma poi anche l'Estate Fiesolana, Barga Jazz, Padova Jazz ed altri, non sono rientrati nella tabella dei finanziamenti 2016. Ci speriamo in futuro di poter lavorare perché siano date occasioni importanti a tutti gli operatori del jazz, però noi sappiamo che il cui segno più importante è quello di Umbria Jazz, ma diversi altri circuiti di programmazione di musica hanno potuto fare un grosso passo avanti, e questo consente appunto di tenere la posizione. Abbiamo avuto un bando specificamente dedicato alla musica jazz. Questo bando, è con alti e bassi, comunque ha consentito di avviare alcuni progetti per noi importanti. Battista ricordava prima quello di Italia Jazz, e non dico niente perché ha già detto tutto Battista. Ricordo l'Orchestra Nazionale dei Giovani Talenti, che ha preso vita grazie all'esistenza di questo bando, se non so se Paola ce l'avesse potuta fare a farla nascere una cosa così importante. Abbiamo lanciato, facendo capo a Berchidda, un'esperienza sulla residenzialità, visto che ci avevano esclusi dal concetto di residenza, di cui si sono appropriati teatranti e associazioni di danza, espropriando la musica, ma noi abbiamo comunque voluto lanciare un segnale che su questi argomenti ci siamo, e vedo a livello nazionale si parla molto spesso di residenze, dobbiamo riuscire a coordinarle e trovare i nostri punti di riferimento, perché sono uno dei nostri modi di lavorare e non sono solo della danza e del teatro, anche se il teatro e la danza hanno istituzioni più forti delle nostre, operatori più politicizzati, sono presenti, facciamo sempre questo discorso con Ada, ai tavoli importanti, e spesso noi non ci siamo stati per tanti anni ai tavoli importanti, ma cominciamo qualche volta a essere invitati e abbiamo anche tante cose da dire, come ci stiamo dicendo in queste nostre assemblee. E quindi, ripeto, per noi è stata anche l'occasione per lanciare alcuni progetti. Siena Jazz anche è stato presente, un'idea sulla formazione, e proprio prima di iniziare la riunione con Franco facevamo un discorso, e proprio la formazione potrebbe avere delle strutture organizzate un po' più visibili in maniera da dare spazio a questo settore. Le scadenze sono importanti, sono tante e sono tutte concentrate nel tempo, e brevemente vi ricordo perché mi auspico che il direttivo di MIDI, così come quello dell'AIJAZZ che andremo a riunire prossimamente, si rimbocchino le maniche, perché c'è veramente alcune occasioni che non possiamo perdere. Per chi naturalmente è interessato al FUS, la domanda sarà l'11 aprile. Ma attenzione, la domanda sul FUS che riguarda gli organizzatori che sono entrati nel progetto triennale riguarda anche un capitolo su cui noi però non abbiamo acceso sufficientemente la nostra attenzione, che è quello sull'estero. È vero che in tutti i paesi del mondo esistono dei foreign office che lavorano dignitosamente, tanto è vero noi i musicisti norvegesi non solo non li paghiamo, qualche volta ci pagano loro per suonare, e i nostri musicisti, voi quando andate all'estero non avete lo stesso trattamento. Però esiste una domanda che l'11 aprile sarà in scadenza anche quella, che coinvolge quasi esclusivamente le fondazioni lirico-sinfoniche, perché sono 14, sono agguerriti e fanno la rotazione, no? Quest'anno
va a Roma, l'anno prossimo va a Venezia, poi ci va alla Scala, poi ci va a Firenze, ma non c'è mica scritto nella legge che deve essere così, eh? Io direi, se siamo pronti per l'11 aprile, non lo so, ma io tutte le volte a Ada ne parliamo, ve lo suggerisco, sulla questione dell'estero, proviamo a bussare un segno di presenza, a dire che ci siamo, perché la domanda è molto difficile e come sapete quando non si, si sanno dare ostacoli di livello artistico, si danno ostacoli di livello burocratico, si mettono i gradini, nessuno riesce a salirli e quindi è una selezione darwiniana, naturale, però se noi abbiamo delle associazioni nazionali può anche darsi che troviamo qualcuno bravo, che ce ne sono anche nel nostro campo, che comincia a specializzarsi, il primo anno ci dicono di no, il secondo anno sono in difficoltà e poi chi la dura la vince in questo settore. Pur rimanendo il nostro obiettivo, che usando anche altri fondi, lo sappiamo, ne esistono anche altri, vi ricorderò brevemente, noi possiamo avere un foreign office vero, funzionante, come quello della Norvegia, della Svezia, della Francia stessa, e attraverso l'associazione, la FIJMA fa continuamente progetti importanti che portano musicisti francesi a suonare in tutti i paesi del mondo. Il bando dei 500.000 euro è pronto, nel senso i soldi ce li hanno già. Franceschini li ha trovati, è una persona per certi versi di parola, poi ognuno può avere l'opinione che vuole su questa fase del governo, eccetera, eccetera. Noi abbiamo trovato un interlocutore che a noi è sembrato sinceramente interessato a darci mano e lo ha fatto anche con delle dichiarazioni pesanti, lo ricorderete, una nostra conferenza stampa, dobbiamo chiedere scusa al mondo del jazz. Poi questo si confronta anche con la burocrazia, eh? Tutta la gestione del bando Franceschini, del primo bando, è stata una lotta all'ultimo coltello fra il ministro che dice diamo i soldi al jazz e poi le strutture che non gli fa tanto piacere, forse perché c'è da fare qualche straordinario in più a fare delle cose che prima non si facevano, forse perché non a caso negli ultimi 50 anni si è stata finanziata soltanto la musica classica e il jazz ha raccolto le briciole di quello che cascava dal tavolo. Non è un caso che questo sia avvenuto, comunque il bando poi alla fine c'è stato, abbiamo qualche problema di rendicontazione, abbiamo qualche problema di dispersione. Noi credo la nostra posizione, se siete d'accordo, sia sempre di più quella di accelerare e investire su progetti strutturali che possono portare un cambiamento nel tempo. Le piccole rassegne sì, sono importanti, troveremo anche il modo, ce ne sono anche altre, di finanziarle, ma questa occasione che ci viene data con questo bando, io reputo che il nostro bagaglio di idee da portare al tavolo, che partirà a brevissimo, prima di rendere pubblico il nuovo bando, sia quello di puntare su dei progetti importanti che coinvolgano le associazioni nazionali, l'associazione di jazz e l'associazione MIDI, e su questo essere un po' una prova di alcune cose che abbiamo sul terreno, il portale che abbiamo lanciato, la scadenza del 30 aprile, l'International Jazz Day, su cui grazie a una convenzione con l'UNESCO stiamo cercando di qualificare alcune delle nostre iniziative che già ci sono, e poi anche le stesse cose sui giovani che abbiamo discusso, il progetto We Insist, che ha avuto un primo step ancora molto molto parziale, ma su cui possiamo fare molto di più. Ada mi diceva l'idea anche di coinvolgere le presenze femminili del jazz, che sappiamo non essere sufficienti al momento attuale, anche se abbiamo grandissimi talenti, ma potrebbe esserci molto di più. Quindi tutte queste ragionare, farle diventare progetti strutturali che non sono un'occasione una tanto, ma diventano per noi un modo per inaugurare stili di lavoro e strutture che vadano nel senso di un miglioramento delle condizioni di lavoro di organizzatori e di musicisti. Ricordo anche un'altra scadenza importante, che è quella della riforma dello spettacolo dal vivo, se ne parla molto ormai da tempo, sono scritti libri, fatti convegni, parole che non finiscono più. C'è un dato di pochissimi giorni fa che è stata assegnata alla Commissione Cultura del Senato e in particolar modo alla senatrice Rosa Maria Di Giorgi il compito di coordinare e relazionare su un provvedimento di riforma dello spettacolo dal vivo. È un'occasione importante, perché noi abbiamo in questi anni, le novità sono state date da decreti ministeriali, ma un decreto ministeriale può intervenire sul punteggio artistico, sull'importanza di una rassegna rispetto a un'altra. Una riforma dello spettacolo dal vivo può essere il coronamento di una serie di punti che noi abbiamo posto nel corso di questi anni. Il diritto d'autore, il lavoro nella musica, la fiscalità, la semplificazione amministrativa, ci sono tantissimi argomenti che in un decreto non ci possono e non ci devono entrare, ma in una riforma dello spettacolo dal vivo sì.
Qui tutto di furia, tutto di corsa, 90 giorni, 60 giorni, non so se è vero, se è, la fretta è sempre buona consigliera oppure no. Certo è che se parte un terreno di riflessione su questo argomento, voi, associazione Nidi, noi associazione IGES, dobbiamo esserci, dobbiamo portare proposte, non lamentele, è il momento in cui di trasformare le cose che ci stanno a cuore in articoli da sottoporre a chi scriverà la legge perché ce lo metta dentro, come fanno gli altri, come fanno gli altri? Arriva le fondazioni lirico-sinfoniche, arrivano con la loro carriola di roba e le mettono sul tavolo, e poiché sono tanti, sono importanti, i presidenti sono i sindaci, tutte le cose che sappiamo per cui a loro vanno sempre i soldi, a noi non ce li danno, porranno il peso del... Noi rispetto a qualche anno fa abbiamo qualche chance in più. Questo lo direi, queste riunioni che abbiamo fatto significano questo, però dobbiamo utilizzarle bene, quindi direi nel dare buon lavoro al comitato direttivo che leggerete, e poi c'è anche l'altra pagina, dobbiamo sentirci urgentemente, perché quando ci chiameranno a dire cosa pensate non possiamo andare a dire che stiamo male, non ci date mai niente, noi non siamo poco considerati, dobbiamo andare col decalogo, con i 10 punti scritti, possibilmente in collaborazione con i nostri legali, ne abbiamo, che ci aiutino a tradurre anche in linguaggio legislativo importante, per porre all'attenzione e cercare di ottenere i risultati. Le riforme si fanno una volta ogni 10 anni, forse anche 20. Noi sulla musica siamo particolarmente sfigati perché la nostra legge è addirittura del 1967 e lo vediamo, perché andare a leggere la legge sulla musica, uno dice ma noi che c'entriamo, in effetti non c'entriamo niente con quello che nel 1967 hanno reputato essere la musica in Italia, è ben altro oggi. Bene, io non lo so, finisco con un'altra scadenza che c'è, ci sarà breve, è quella della discussione sul fondo sulla copia privata. Voi avete visto che nei provvedimenti collegati alla finanziaria del mese di dicembre si è aperto un altro fronte molto interessante, che è quello che obbliga la SIAE a dedicare il 10% di quel consistentissimo fondo che è costituito, insomma, che si è costituito sull'acquisto di mezzi di comunicazione, tablet, telefoni, eccetera, e che si stima in qualche milione di euro, che dovrà essere messo a disposizione della musica. Poi ci sarà anche una sezione che riguarda il cinema, ma a monte anche dei fondi che andranno al cinema sembra che qualche risorsa ci sia anche sulla musica, e qui anche noi dovremo cercare di essere presenti in questa discussione con proposte. L'indicazione è quello che va verso la promozione dei giovani talenti, ma noi ci siamo, non è un argomento che ci spaventa, perché in tutti i nostri progetti abbiamo delle sezioni importanti dedicate ai giovani talenti, abbiamo lavorato anche su questo con tanti progetti, credo che non dovremo farci cogliere impreparati anche alla discussione che si aprirà, facendo tutte le alleanze che servono, nel senso che sono vari tavoli che si sono aperti, qualcosa si è aperto sul fronte dell'AGIS, noi come associazione IGES siamo iscritti all'AGIS, qualche fronte si è aperto grazie all'attivismo anche di Giordano San Giorgi e dell'esperienza del MEI di Faenza, con cui siamo in dialogo anche con loro, tutti i tavoli sono buoni e importanti, purché noi abbiamo le proposte, quindi la raccomandazione è di lavorare sulle proposte, sulle idee, perché è il momento della concretezza. Grazie. Grazie. Non so se qualcuno vuole fare sì delle domande su questo, come dire, su questo rapporto instaurato con i jazz, se ci sono cose che volete chiedere. Paolo, volevi dire qualcosa? No? Ah, non è preso. Ci sono cose che volete chiedere in base a tutto ciò che... su questi argomenti che ha toccato Gianni, tra l'altro sono, insomma, di notevole importanza. Paolo Cinti, vuoi dire qualcosa prima di andare via? Lo sto andando. Ah, ecco. Ok, grazie quindi Gianni. È un lavoro grande quello che stiamo facendo, e insomma sottolineo il fatto che
che per 14 anni insomma un'associazione di musicisti non c'è stata, cioè si è creato un vuoto che stiamo lentamente tentando di colmare, ma non sarà semplice, non potremo farlo immediatamente, però abbiamo costruito molto, già un dialogo tra di noi mi sembra già un passo molto molto importante. Vai Paolo Damiani. Sui rapporti tra amici e il jazz. Sì. Vorrei fare qualche riflessione sulle cose. Prego, vieni qui. Hai un microfono. Abbiamo un fantastico radiomicrofono. Perché noi come MIDI, come ci vogliamo porre rispetto alle problematiche che lui ha così ben disegnato? Questa è la mia domanda. Per esempio, è chiaro che per il momento, al di là del bando Franceschini, che a sua volta è piuttosto irrisorio, a noi vanno comunque le briciole del FUS. Vogliamo per esempio come MIDI avanzare una richiesta formale perché ci sia una commissione musica di esperti di jazz, come avviene in Francia, una commissione musica, adesso c'è solo Filippo Bianchi, vecchio amico, persona rispettabilissima, di provata onestà, però è uno che decide tutto il jazz. Forse sarebbe più logico, come appunto avviene in Francia e in paesi più evoluti, che ci fosse una commissione per il jazz e le musiche da oggi, il pop, non lo so, poi le definizioni lasciano il tempo che trovano, però che ci fosse per esempio una commissione di 15-20 persone con musicisti, musicologi, discografici, direttori di festival, i quali possono a loro volta gestire una porzione del FUS, che non può essere 500.000 euro, ma dovrebbe essere una porzione che in qualche modo, no, ha un rapporto con l'indotto, con la quantità di concerti, col portale che abbiamo creato e tutto il resto. Cioè dovremmo poterci spartire qualche milione di euro, non 500.000 euro. Poi il bando Franceschini è utile perché getta una luce, un riflettore sul jazz, però veramente 500.000 euro è proprio pochissimo. E poi ricordo che il bando l'anno scorso è uscito a novembre, quest'anno ancora non è uscito. E poi MIDI, più in generale, vuole fare la domanda per avere fondi del FUS? Questo lo chiedo proprio a tutti gli associati, perché è una questione proprio di politica dell'associazione, su cui mi piacerebbe, forse non adesso perché c'è un ordine del giorno, quindi quando c'è magari un momento di discussione collettiva su dove stiamo andando, chiaro, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, questa è l'Assemblea Nazionale, il momento giusto per fare qualche riflessione di questo tipo. Assolutamente d'accordo. No? Sì, sì. E poi qual è lo spazio decisionale del direttivo? Lo dice la parola stessa, il direttivo dovrebbe dirigere, però forse ci sono magari delle resistenze da questo punto di vista. In che senso? Per cui si fanno bandi, no, nel senso che noi abbiamo operato nella massima trasparenza, no? Per esempio, vediamo il bando della residenza che facciamo in questo splendido luogo, abbiamo operato nel modo più trasparente e logico, chiaro, no? Per cui si fa un bando, tutti chi vogliono possono partecipare, poi c'è una commissione che decide. Si potrebbe invece ipotizzare che per esempio la prossima residenza il musicista lo decide il direttivo, che in fondo ha una delega dagli associati, cioè gli associati votano un direttivo per metterlo in condizioni di prendere qualche decisione. Ma non sto dicendo che bisogna fare così, mi piacerebbe che si avviasse un dibattito. No, no, ma di questo, insomma, facendo parte tu del direttivo, adesso uscente, sono stati argomenti che abbiamo trattato varie volte e giustamente, come dici te, per questo è importante che l'Assemblea parli oggi, cioè, e quindi il dono della sintesi era proprio in questo senso qui. Cioè, è giusto quello che dici, il discorso sulla politica, che tipo di politica, che linee politiche vuole adottare MIDI, questo è un grande argomento, il discorso del FUS anche, io per esempio non sono d'accordo al momento, io penso che ci sia ancora un grande lavoro di strutturare, perché insomma ci contiamo, siamo abbastanza, ma non siamo tanti, cioè sicuramente da 105 con cui abbiamo iniziato 2 anni fa siamo arrivati a 420, insomma
in 2 anni, no Stefani, abbiamo fatto un grande... Anche oggi, a quanto siamo? Quota? 442. Per cui, insomma, siamo cresciuti. E per cui, diciamo, abbiamo forse vinto anche delle resistenze, perché sappiamo benissimo la disillusione, la diffidenza, insomma abbiamo costruito questo, forse diciamo un certo tipo di clima stiamo costruendo tra di noi e di dialogo tra di noi. Ora ovviamente va anche capito come continuare, quindi è giustissimo quello che gli argomenti che poni, i quesiti che poni. Non so se volevi aggiungere qualcosa. No, per il momento no. Grazie. No, questo è verissimo, insomma sono domande che io, e nel pomeriggio io vorrei che si affrontassero un po' tutte queste questioni, per cui vi prego di rimanere, anzi spero che arrivino anche altri, perché queste sono le grandi domande e anche quelle, i quesiti che noi vogliamo porre al nuovo direttivo, no? Che cosa noi abbiamo fatto, e a questo punto apro anche una piccola finestra, cioè io voglio ringraziare veramente tutto il direttivo uscente, tutti i componenti, perché sono stati 2 anni esaltanti, no? 2 anni di lavoro pazzesco, cioè abbiamo impiegato tempo, energie, voce, insomma tanto per costruire questa associazione, insomma, e con grande orgoglio siamo arrivati a questo 13 marzo 2016 con veramente tantissime cose attuate, tantissime ipotesi di nuovi progetti. E se volessimo condensare, diciamo, i due filoni, uno sono stati proprio quello della progettualità, no? La Casa del Jazz, l'Aquila, poi Paolo Fresu ce ne parlerà nel proprio studio dopo pranzo, e le varie, tutte le attività che abbiamo fatto qui nella Casa del Jazz, tutto quello che per noi è la vita artistica, quello che per noi dovrebbe essere, diciamo, i progetti musicali, come dovrebbe essere, diciamo, le linee portanti di una progettualità, il fatto di dare spazio anche a quote di musicisti, a figure che non hanno molto spazio normalmente, e allo stesso tempo l'altro binario che corre parallelo è quello proprio del dialogo con la SIAE, con cui per esempio adesso il 24 marzo abbiamo un nuovo appuntamento, speriamo di portare di riuscire a quagliare qualcosa, perché lì quelli sono i grandi lotte. Il discorso della lavoro previdenza, cioè il rapporto con Titti Di Salvo è un rapporto veramente importante che si è costruito, e lei si è impegnata. Adesso però dobbiamo continuare, cioè non possiamo solamente aprire, costruire questi ponti, ma dobbiamo essere adesso molto martellanti e continuare questa battaglia. Quindi sono questi i due filoni. Poi che cosa vuole, appunto, il discorso di entrare nel FUS, di accedere a dei finanziamenti per fare cosa? Non lo so, queste sono domande, insomma, diciamo, di un certo peso. Io oggi come oggi vorrei ancora costruire, per quanto mi riguarda, il discorso che cos'è il direttivo, che cosa... Noi in questi 2 anni abbiamo voluto aprire, abbiamo voluto il discorso di fare le selezioni, di fare i bandi, ovviamente ha creato un sacco di lavoro, soprattutto per le commissioni. Pensate, in quello di Copenaghen sono arrivati 56 domande di musicisti, con Stefania Cenciarelli, che io ringrazio perché ha fatto un lavoro strepitoso, raccogliere tutte le cose, i file, mettere nella pennetta, cioè veramente un lavorone. Sarebbe stato molto più semplice, il direttivo si riuniva e diceva ok, Pinco, Pallo e Pallino fanno questa cosa. Insomma, non lo so, democraticamente noi abbiamo pensato invece che si potesse aprire, no? E forse anche il direttivo stesso non conosce tanti musicisti. Io personalmente, da presidente di questi 2 anni, ho avuto, e la cosa anche bella che si è creata è un dialogo tra di noi, la sensazione, e questo anche mi arriva anche da molte chiacchiere che si sono fatte, anche da mail, che si è ricominciato a pensare a una comunità. Cioè c'è una comunità, c'è un'associazione di riferimento, poi deve crescere sicuramente, tante cose vanno migliorate, però anche questo, il dialogo tra di noi è migliorato, e le selezioni sono servite anche a questo, a conoscere musicisti che non conoscevamo, musicisti straordinari, strepitosi, giovani, meno giovani, molti di noi non li conoscevano, cioè non erano veramente a noi conosciuti, quindi anche la selezione è servita a questo, a creare un dialogo, a far conoscere anche realtà veramente di musicisti pazzeschi. Quindi abbiamo voluto operare in questo senso. Io
sai benissimo Paolo Damiani in questo caso, perché appunto i Paoli sono tanti, e che io sono stata una grande sostenitrice delle selezioni, perché il bando è qualcosa che dà la possibilità a tutti di farsi conoscere, e anche per quanto il lavoro ovviamente per noi si raddoppia e si decuplica, però è necessario anche per costruire questo clima di fiducia, di trasparenza, di pulizia del lavoro di Midi. Questo devo dire forse è stata la cosa più importante, che per noi è stata prioritaria, cioè che questa associazione lavorasse, tentasse di lavorare per tutta la comunità, anche se la comunità non c'era e forse ancora non c'è, quindi va fatto un lavoro ancora grande per costruirla, no? Io volevo dire appunto su questo argomento che 400 associati sono veramente pochi rispetto ai musicisti di jazz che ci sono in Italia, e parlo anche non solo professionisti, anche appassionati, anche allievi dei conservatori eccetera, no? Quindi io volevo fare un appello a tutti quanti presenti di cercare di reclutare il più possibile nuovi associati per essere sempre più forti, no? Su questo. Quindi oggi esiste Facebook, esistono tanti mezzi per fare reclutamento, no? Quindi cerchiamo di farlo il più possibile tutti quanti per crescere. Grazie Ronaldo, questo è il problema, infatti stiamo anche facendo degli incontri nei conservatori per questo è uno dei problemi, mi piacerebbe anche sapere da voi perché, qual è la resistenza, che cos'è che non, no? Io dicevo prima, io per esempio nell'AMI non c'ero, io a quei tempi, perché molti dicono ma è giovane, non partecipo, io a quei tempi ero giovane, insomma, anche adesso, però insomma ero giovane e mi preoccupavo più di studiare, di cantare, di trovare i concerti, quindi l'AMI insomma l'ho presa un po' di striscio e va bene così, perché insomma mi ha dato una certa verve anche per questa partecipazione e per questa presidenza di Midi, però insomma diciamo che questi sono i grandi problemi. Per esempio, tanto per anticipare il discorso dell'Aquila, l'anno scorso c'erano 600 musicisti, quest'anno altri 600 musicisti, ma quanti ne mancano? Cioè tantissimo, allora io mi dico solamente 600 più 600 fanno 1200, mi verrebbe da dire, ma forse dovremmo essere almeno 1200, perché anche qui voglio aprire anche una piccola parentesi, no? Io adesso all'inizio ero molto disponibile, carina, no? Mi scrivevano Ada alla Casa del Jazz, allora no, perché sai, io, alcuni mi dicono ciao Ada, sai io il 21 inizio la tournée e allora passerò probabilmente per Roma, ma perché? Anche io gli scrivo, ah bello, interessante, ma sei iscritto a Midi? Queste sono le mie ultime risposte, perché cioè, io non riesco a capire, allora se tu mi chiami in quanto facente parte del comitato artistico della Casa del Jazz, e ne faccio parte non perché sono simpatica, bella e non so, eritante, ma perché sono presidente di Midi, allora perché tu non riconosci Midi? Perché mi chiami a me e non chiami Luciano Lizzi? Non capisco. Per cui forse probabilmente anche qui Midi va un moto di orgoglio, no? Cioè, non è un ricatto, non è che tu ti devi iscrivere a Midi, oppure adesso per esempio i 3 CD dell'Espresso, insomma sarebbe opportuno che gli artisti, i musicisti chiamati giovani fossero tutti iscritti a Midi, ma non perché, non è che ci servono 30 euro, perché poi questi soldi noi li destiniamo a tutte le varie attività e è giusto così, ma perché è una sorta di riconoscimento e anche di partecipare a questa cosa di cui tu parli, cioè non capisco perché allora tu non ti iscrivi a Midi, però nello stesso tempo tu entri a far parte delle selezioni di Copenaghen, di appunto la residenza francese e o Winsist, cioè allora o una situazione o un'associazione la riconosci in toto o non la riconosci, allora non te ne frega niente, non ti piace, non partecipi, no? Cioè, quindi io capisco che c'è una sofferenza, però allora tanto più che c'è questa sofferenza e l'associazione serve a questo, perché nessuno di noi prende uno stipendio, eppure di tempo ne sprechiamo tantissimo e di energie moltissime, allora probabilmente siamo mossi da questi grandi ideali e questi ideali insomma voglio dire è necessario che venga riconosciuta questa cosa. Io sono abbastanza insomma infastidita da certi comportamenti, ultimamente comincia a essere anche abbastanza dura e tranchant, come mi insegna Stefania Cenciarelli no, nel senso che è giusto, io sto qui, dialogo, parlo, parliamo, va bene tutto, però insomma ci dobbiamo essere al limite, anche per dire Midi fa schifo, questi 2 anni
avete fatto una serie di cazzate, e quindi perché le cose vanno fatte invece in questo modo. Ok, parliamone. Cioè, questo mi sembra la cosa più importante, no? Però probabilmente, tanto per rientrare nella polemica, stare dietro questo computer e dire la qualsiasi e buttare, scusate, sto diventando poco oxfordiana, però buttare merda dappertutto invece è molto più semplice, no? Forse è il caso di finirla con questo atteggiamento, scusate un po' lo sfogo del presidente uscente. Posso? Sì, prego. Allora, no, io oggi immaginavo ci fosse molta più gente, perché mi ricollego un po' a quello che diceva Aldo Bassi. Effettivamente non è tanta, cioè no. Forse anche rispetto a qualche riunione all'assemblea dell'altro direttivo siamo più o meno sugli stessi numeri, quindi mancano proprio intere generazioni, quindi chiaramente no, dico, non è colpa di nessuno, è un processo, probabilmente ci vorranno 10-15 anni prima di riportare i ventenni, io adesso ho 45 anni, diciamo, ventenni, trentenni qua dentro, però è tutto un processo da fare, chiaramente c'è un po' questo procedimento forse democratico che tu dicevi può aiutare, no? Cioè, capisco anche il discorso di Paolo, cioè l'operatività dell'associazione, no? Cioè il consiglio, 9 persone devono poter decidere delle cose, perché se non c'è poi un processo, un meccanismo decisionale non si va da nessuna parte. Però capisco anche quello che dicevi tu, che se vogliamo avvicinare anche le generazioni più giovani bisogna potenziare questi processi di democrazia, no? Nelle decisioni. Chiaramente un equilibrio tra i due principi. Sì, comunque ecco, è un processo, ci vorranno veramente tanti anni, perché bisogna potenziare la presenza su Facebook, secondo me è importantissimo, cioè per esempio di questa riunione non è che, insomma, io in rete non ho visto tanto, anche la pagina Facebook di Midi, cioè un po' ormai, però bisogna lavorare molto su questo se vogliamo agganciare le nuove generazioni, magari prendere anche, capito, sponsor, cioè scrivere, no? Investire qualche euro, sì, nel far girare le notizie di quello che fa il MIDI, quando c'è l'assemblea, chi sono i candidati, insomma ci si può ancora lavorare, secondo me. Ecco, comunque bravi, perché veramente dopo tanti anni siamo tutti qua, insomma alcuni almeno siamo qua, è già un buon segno. Grazie Gabriele. No, sì, questo, allora, un'altra cosa, io così mi piace un po' andare random su questo, abbiamo aperto 2 collaborazioni, ci sarà Maria Galindo e Riccardo Chinni che lavoreranno, perché queste sono le cose, cioè noi non ce la facciamo più, siamo così, cioè non possiamo veramente fare tutto, quindi anche tutto quel settore lì va assolutamente potenziato. Quindi io non so, adesso tanto per arrivare, allora, dell'Aquila e dopo l'Aquila 2016-2015 ne parleremo dopo pranzo. Sì, adesso io direi di vorrei dare la parola al magnifico direttivo uscente, alle persone che e anche tra l'altro uno una persona che Franco D'Andrea voleva comunque salutare l'assemblea, quindi io lo chiamerò, e poi ecco Paolo Damiani, Rita Marco Tulli, Francesco Ponticelli, Paolo Freso, Paolo Dombolesi, insomma non dimentico nessuno, gli altri non, per motivi, concerti eccetera, non ci sono potuti essere. E poi se c'è tempo, se siamo tutti brevi, vorrei dare la parola anche ai nuovi candidati che si stanno preparando nei posti di... Sì, prego. Una cosa breve. Come no? Scusate, sono Luigi Onori, per chi non mi vede. Siccome si è citato l'AMI, è un confronto quasi impossibile. Io c'ero e tanti altri non c'erano, erano anni di forte crescita del jazz italiano, di una generazione, però una al massimo 2 generazioni, ed erano gli anni 80, cioè tutt'altro clima economico, tutt'altre disponibilità. Prima Gianni Pini ha parlato della drammatica situazione degli enti locali, no? Che è inconfrontabile con quella degli anni 80, no? Assolutamente. Quindi io non credo che oggi siamo, mi ci metto pure io anche se non sono musicista, ma insomma mi piacerebbe essere, non mi sembra che siamo pochi, cioè considerando che siamo in un periodo di scollamento dalla politica, dalle associazioni, e di, cioè dopo 20 anni di berlusconismo, di isolamento, lo spappolamento di qualsiasi cosa che sia di sinistra eccetera eccetera, la sfiducia totale in risposte collettive,
e invece il diffondersi di risposte individuali, io penso che sia un risultato piuttosto straordinario, che l'associazione esista ancora, che abbia quadruplicato i suoi iscritti e che si ponga degli obiettivi di medio-lungo termine che sono significativi. L'AMI ha fatto a suo tempo una straordinaria battaglia, sicuramente, che poi purtroppo si è interrotta, e quindi, come diceva Ada Montellani, quei 14 anni di buco pesano, ma fosse stato solo buco, cioè nel frattempo, voglio dire, la società italiana è semicollassata, quindi che una categoria comunque di artisti riesca a trovare i punti comuni, io lo trovo altamente significativo. Poi è chiaro che possiamo fare di tutto perché questo, ciò si diffonda attraverso strumenti diversi, più vicini alle generazioni dei ventenni e dei trentenni. Ecco, forse sono i ventenni e i trentenni che in parte mancano, però quando ci sarà per esempio la riunione che avete annunciato, abbiamo annunciato sulla didattica, allora quello è un settore che sicuramente potrà fare molto, nel senso che lì poi abbiamo le giovani generazioni. Quindi, ripeto, io non mi flagellerei più di tanto, perché mi sembra, ripeto, un risultato importante e una ottima base per continuare a lavorare. Grazie. Grazie, scusa. No, io volevo solamente dire, io ovviamente sono orgogliosa di questi due anni, insomma, di quello che siamo riusciti a fare. Poi è chiaro che siamo anche insaziabili, però è verissimo quello che dici, assolutamente. Io non volevo parlare perché sono abusivo, non faccio parte dell'associazione, però sono stato invitato da Ada e mi conforta il fatto che ho sentito il tuo sfogo finale, siccome è il lessico è più consono al mio modo di esprimere, ti ringrazio e mi dà il coraggio di dire quello che penso. Allora, io sono stato fra gli ultimi, erano la fine degli anni 80, perché l'AMI, mi sembra, 89, io sono stato presidente nel 92-93. All'epoca eravamo 750, non per merito mio, ma per merito di Gaslini, che aveva veramente operato una rottura in tutti i sensi. Io con Gaslini ho un grande senso di rispetto perché, a parte degli scazzi omerici che abbiamo avuto, era una persona capace e dotato di un carisma che forse si è perso. Questo è una cosa da considerare. Adesso la situazione è quella che è, ma che cosa è successo nel frattempo? Perché c'è stato questo buco? Perché di inattività? E giustamente quando tu hai fatto la prima riunione alla comunità delle arti, no? Ricordo. Io arrivai, stranamente nessuno mi aveva detto, ma sai, tu non hai l'email, per cui nessuno ti ha avvisato. E allora già ho capito di essere out in questo mondo. Vabbè. Dal momento che stavo lì ho dovuto chiedere io la parola, tutto sommato sono un ex presidente di tanta gente che ha creduto in me non perché ci avessi alle spalle qualcuno, perché avevo scritto degli articoli. Sulla base di questi articoli, che sono attualissimi ancora adesso, sono passati 30 anni, nessuno ha mai fatto cenno a... C'è tutta la storia del jazz in un libro che ho scritto, adesso non faccio la pubblicità, ma insomma, questo è... nessuno ha fatto tesoro di tutte le notizie dal mio punto di vista, possono essere criticate o meno, ma comunque quello che io ho scritto di quell'epoca è storia. Allora, la storia dovrebbe insegnare qualcosa, invece sappiamo che la storia non insegna mai niente, bisogna sempre ricominciare da capo. Sono l'unico sopravvissuto, visto che D'Andrea non c'è, alla terza tentativa di associazione. La prima negli anni 70 c'era Basso, Gaslini, D'Andrea, gli altri sono morti, siamo rimasti in pochi. Io fui...
uno dei responsabili attivi di quella situazione, perché sono stato l'unico a pagare il notaio che sanciva la fondazione musicale. Poi c'è stato l'AMI, anni 70, anni 90, adesso questo qua. La situazione è sempre la stessa. Quello che manca, secondo me, all'AMI, all'associazione vostra, che dovrebbe perorare più di tante altre cose, questo è come il governo nostro, no? Che si perde attraverso a tante cose che sì, sono importanti, ma sono importanti per ragioni di potere. Ma poi perché i giovani non partecipano? Perché qui non c'è nulla davanti. Qui l'unica preoccupazione del jazzista italiano, e uso il termine jazzista italiano con ribrezzo, perché non esiste, da quando è stato coniato il termine jazz italiano il jazz ha cominciato a prendere una bruttissima piega. Esiste il jazz suonato da italiani, e questo lo dico perché nonostante quello che possano scrivere certe menti eccelse, il jazz italiano, adesso tutti rivendicano il fatto, senza conoscere niente naturalmente, che Nick LaRocca 100 anni fa ha inciso, quest'altro anno, cioè, ma Nick LaRocca, che era un modestissimo trombettista, Fresco dovrebbe, insomma, non ha suonato le romanze di Tosti con un po' di swing come si farebbe oggi. Ha inventato un linguaggio, il Dixieland è dovuto a lui, prendendo spunto da quello che c'era, come tutti i musicisti prendono spunto dal folklore, e ha creato dei brani che a 100 anni di distanza sono ancora dei modelli di estetica, di espressività, di, insomma, no? Noi che cosa abbiamo scoperto? Che per essere giudicato jazzista italiano bisogna suonare la canzone di Marinella, Danilo Rea che fa Puccini, questo non è il jazz è un'altra cosa, e bisogna essere orgogliosi di suonare il jazz, che è un'altra cosa, che comprende anche quello. Ma quando la stampa ti convince, ti fa il lavaggio del cervello che per ascoltare del jazz bisogna sentire Tu vuoi fare l'americano, e la cosa mi indigna. Ancora non ho detto una parolaccia, ma vorrei concludere degli smadonnamenti terrificanti che cercherò di evitare. Perché questa è la situazione. Ma no, c'è tanto. Qui bisogna, per sentirci, sono rassegne, adesso la rivalutazione dello swing. Oh, fossi stato mai chiamato, una volta mi dicevano, ma lei lo swing basta con questa musica che fa muovere il piedino, no? Io ho lavorato per 30 anni alla Rai, mi dicevano questo, dico il piedino, se vuoi puoi anche no, però lo stimolo ce l'hai. Adesso bisogna fare soltanto questo. Allora l'auditorio chi va a suonare? Quelli che fanno lo swing. Di problemi, no, ma insomma, è questo, è dovrebbe rimettere insomma un minimo di etica jazzistica. Ci stiamo provando costantemente, grazie Marcello. Grazie. Io allora, guarda, velocemente, poi ci facciamo una pausa pranzo. Io chiamo Franco D'Andrea e poi vorrei che parlasse appunto il nostro direttivo uscente. Danni, grazie. Così. Io veramente ringrazio tutti, ringrazio Franco? Eccoci, io ti metto in viva voce, ok? Cioè, ok. Vai, ci sei? Ci sono. Allora, ciao a tutti, magnifico sapere che siete venuti a lavorare così bene, come so che sapete fare. Questa grande assemblea nazionale. Io personalmente posso dire soltanto questo, che ho lavorato 2 anni col direttivo e è stato un grande piacere, a me è un onore.
attenzione, valutando tutto per bene e con grande trasparenza. Questo è stato fatto, sono contentissimo di aver collaborato in questo senso. Credo che il mio apporto può essere stato buono, particolarmente nelle fasi di WinSist, per esempio, la selezione dei gruppi di giovani che è stata fatta in collaborazione con i jazz, e che ha funzionato veramente magnificamente, molto, molto bene anche per il mio gusto, nel senso che era una cosa dove musicisti mandavano cose in forma anonima, noi non sapevamo anonima, quindi praticamente non sapevamo chi fossero, e poi piano piano abbiamo selezionato questi musicisti, la commissione che c'è stata. Per il resto abbiamo lavorato su tante cose e sono contento di questo lavoro e veramente penso che il prossimo direttivo si troverà un sacco di cose che sono già quantomeno impostate bene, quindi il lavoro per dire sulla SIAE, il lavoro di incontri con le sue informazioni di vario genere su aspetti pratici del lavoro, gli incontri decentrati sono incominciati a esistere. Io personalmente a Milano ho curato insieme a Antonio Ribatti, insieme anche a Ferdinando Faraò e insieme ad altri personaggi molto bravi, diciamo, operosi, abbiamo curato questo primo incontro dove c'era anche Ada e c'era anche Paolo Tombolesi. E ci sono tanti incontri, intanto a Milano già stanno succedendo cose, stiamo facendo incontri noi a nostra volta, diciamo all'interno della regione, per divulgare questa cosa di Nidi. Sono contento che ci sia questo grande fermento, causato anche dalla nostra impegno, ma causato anche dal fatto che il jazz è una grande musica, diciamoci lo chiaro, insomma, jazz è musica importante, grandissima, è importante che sul piano delle istituzioni ci sia un riconoscimento sempre maggiore di questa musica. Ecco, con questo vi auguro ogni bene. Grazie, veramente Franco è stato uno dei fari di questo direttivo, ce l'abbiamo avuti molti. E niente, Ponticelli, diamo voce ai giovani. Vicepresidente Francesco Ponticelli. Sì, un saluto sintetico. Sì, allora, che dire, questa esperienza di questi due anni è stata molto bella, molto formativa e diciamo che mi sono accorto che in questa associazione ci sono due aspetti, che è una cosa che dico sia per raccontare la mia esperienza sia come suggerimento per il prossimo direttivo, perché non mi sono candidato, perché anche perché penso che sia giusto fare passare il testimone eccetera, e che ci sono due aspetti. Anche l'abbiamo visto negli interventi di questa mattina, da una parte c'è il discorso interno, quindi la questione di creare una comunità interna dei musicisti, il discorso della trasparenza, fare in modo che anche attraverso questi concorsi che ci sia appunto il rispetto della qualità al di là dei nomi, e che è una cosa che secondo me è molto sentita dalla comunità dei musicisti. Quindi da una parte c'è questo lavoro interno e poi dall'altra abbiamo sentito tipo l'intervento di Gianni Pini, che poi è una giungla tra burocrazia, difficoltà economiche eccetera, e quindi lì serve invece un atteggiamento, diciamo, intelligente e non so come dire, da figli della mignotta, cioè di sapere come come farsi spazio, la realtà è quella, le regole sono quelle, quindi ci vuole
molta intelligenza, e quindi penso che i musicisti dovrebbero sfruttare, cioè a partire da questo senso di comunità e quindi cercare di rinforzarlo il più possibile, per poi andare con, diciamo, con forza alle istituzioni e pretendere, e penso che questa forza nei confronti delle istituzioni possa venire da un forte senso della comunità. Personalmente io ho seguito soprattutto questo progetto Winsist, che era appunto rivolto ai giovani, e speriamo che quest'anno venga finanziato dal Bando Franceschini, e quindi che i festival possano avere una tutela economica nel lasciare spazio nelle loro programmazioni a dei progetti di insomma, artisti emergenti, che sono un progetto abbastanza simile ad altre cose che si fanno in Francia, o insomma di promuovere gruppi, insomma, dei progetti di giovani. E un'altra cosa che ho seguito, che insomma, su questo discorso della Casa del Jazz, che penso che una delle caratteristiche di questo luogo sia quella che, di poter ospitare delle residenze, quindi di questo discorso della residenza che facciamo italo-francese con Ceccaldi, poi è già stata approvata una seconda residenza che verrà fatta a novembre, in cui ci sono 3.000 euro messi a disposizione per una settimana per ospitare un gruppo. E a me dispiace che poi oggi nel pomeriggio non potrò restare perché devo suonare stasera a Bologna, però magari un argomento che vi chiedo di confrontarvi è sulla modalità della selezione per trovare appunto il musicista a cui affidare questa residenza, il tipo di, insomma, di progetto che si pensa per questa cosa. Vorrei che fosse una cosa appunto condivisa da tutti. Residenze in Italia non se ne fanno, questa è una bella occasione. Beh, grazie. Grazie. Ringrazio anche personalmente Francesco Monticelli, perché insomma è stato un braccio destro, non un braccio destro, un co-presidente, devo dire, la coppia presidente vicepresidente donna giovane è stata vincente, quindi grazie Francesco. E allora, la novità, posso dire, Luigi, di questo MIDI è la presenza delle donne. Una cosa mi hanno detto anche il presidente donna, è una novità, e l'altra donna è Rita Marcotulli, se vieni a dirci due cose. Sì, che tra l'altro non è uscente, ma uscente entrante, cioè fa finta di uscire ma rientra sicuro. In realtà, cioè, diciamo che loro hanno detto tutto, nel senso che io ho cercato di fare qualcosa nei limiti del possibile, perché poi tutti noi abbiamo sempre mille impegni, però la cosa molto bella è questa unione, questa famiglia che si è creata, che non c'era. Io credo che siamo ancora molto pochi. Io personalmente vorrei portare avanti delle battaglie, abbiamo provato a farlo, per esempio un tema molto dolente per tutti noi che è l'INPS, cioè il punto è che noi dobbiamo essere considerati lavoratori, questo che ancora no, non abbiamo come riconoscimento, tutto sommato, perché appunto non siamo lavoratori, non siamo riconosciuti come tale, quindi questo problema dell'INPS, ci sono stata proprio ieri per l'appunto, che ho scoperto, forse lo sapete, che se non facciamo 2.000 prestazioni noi non avremo nulla, ma neanche la minima. E questo perché? Perché c'è una legge che non funziona. Prima dovevamo fare, per avere un riconoscimento di un anno, 60 prestazioni, ora sono 120, quindi questo dovremmo noi riuscire a fare, perché questo è un tema dolente per tutti noi. È un famoso incontro che chiaramente è difficile farlo, perché siamo veramente pochi. Allora dobbiamo cercare di trovare anche delle persone che possano aiutare, per esempio l'Imaie, abbiamo parlato con l'Imaie e loro pure stanno cercando di fare questa battaglia. Cioè, questi sono temi che vanno assolutamente affrontati, e questo è centrale su questa cosa. Per quanto riguarda la musica, il genere, qui mi faccio anche a Marcello che ha fatto questa cosa, io credo che sia importante che noi tutti partecipiamo. Sono d'accordo che la musica jazz sia comunque un linguaggio che nasce in America, però dobbiamo anche renderci conto che la musica fa parte della storia dei nostri tempi.
quindi noi esprimiamo qualcosa. È vero che deve esistere il Dixieland, il jazz, l'hard bop, il jazz, qualsiasi altra cosa, ma se Danilo Rea o peraltro altri musicisti fanno delle altre cose, questo è il nostro mondo, è la nostra storia. Quindi attraverso l'improvvisazione la musica deve andare avanti, deve avere un linguaggio e deve rimanere nel presente. Se noi consideriamo, pensiamo solo a un perfetto periodo storico che sia uno stile di jazz, Dixon, eccetera eccetera, la musica jazz forse allora a quel punto, no, per quanto mi riguarda, potrebbe essere una musica di repertorio morta, nel senso che rimane, ma non vuole essere comunque una polemica, assolutamente, è solo per cercare di far capire che noi siamo appunto nella massima trasparenza e cercando di lavorare, ma non per specialmente, ecco, non so, per esempio faccio un esempio, spesso i musicisti mi hanno detto mi sono iscritto però poi mi sono tolto perché a me non serve a niente. Cioè questa associazione non nasce perché noi diventiamo dei promoter o facciamo dei, no, riusciamo a dare concerti a tutti, ma bensì una voglia veramente di ideali, come diceva Ada, cioè un ideale di una musica importante che va riconosciuta come lavoro e come musica appunto anche italiana, capisci? Anche italiana, perché la facciamo noi con le nostre esperienze, è un linguaggio, quindi questo linguaggio deve essere riconosciuto. Perché sennò poi c'è stata anche appunto questa cosa, il fatto di dire, beh, il jazz tutto sommato non è musica italiana, perché dobbiamo riconoscerla oppure pagarla, no? Come la musica classica, che è una musica italiana. Cioè allora con questa idea forse il jazz appartiene a tutti. Ecco, questo. Quindi io mi sono riproposta perché Adam ha detto, ti prego, un'altra donna, fallo, io l'ho fatto. E non so, vediamo come va, però ecco, nei limiti del possibile cerchiamo di fare delle cose per tutti, non per noi stessi e basta. Grazie. Rimangono i tre beati Paoli, e quindi Paolo Tombolesi, Paolo Freso e Paolo Damiani. Se volete dire due cose. Chi viene? Paolo? Vieni. Paolo Damiani, che è dall'alto. Devo dire che sono stati due anni di grandi dibattiti nel direttivo. Noi ci siamo visti con collegamenti telefonici, Skype, di tutto. Tra l'altro poi mi hanno detto che c'è un nuovo dispositivo che dobbiamo mettere in funzione. Però sempre dibattiti molto accesi, ma con grande affetto reciproco e grande stima. Questa è una cosa che ha caratterizzato il vecchio direttivo. Buongiorno a tutti. Faccio una preghiera, votate i candidati che si sono appunto presentati e che facevano parte del vecchio direttivo, perché è importante secondo me che ci sia almeno un po' di persone che possano continuare il lavoro intrapreso senza disperdere tutto il patrimonio di esperienze. Quindi adesso so se si può fare questa considerazione, se no dammi un calcio sotto il tavolo, però... Anzi, votate. Quindi chi sono i candidati che siamo io, Rita, Paolo Freso e Paolo Lombolesi. Ecco, perfetto. E veramente votate queste persone, perché è stato un lavoro importante quello che abbiamo fatto, e in questo modo più quelli nuovi che verranno naturalmente si potrà continuare. Poi che dire, io ho scelto di non candidarmi perché penso che sia giusto anche dare la possibilità ad altri di candidarsi. Paolo, per esempio, Paolo Freso a un certo punto aveva fatto girare questa idea che ci ricandidassimo in blocco come direttivo, però forse invece è più giusto così, che ci sia una parte del vecchio direttivo e forze nuove che possano arricchire questa associazione. C'è questa idea che dobbiamo essere tantissimi, io però sono abbastanza d'accordo con Luigi Onori, e il mondo è cambiato e siamo già abbastanza, secondo me. Potremmo, se vogliamo, diventare migliaia e quindi essere più rappresentativi anche rispetto all'INPS o altre realtà di questo genere che ci riguardano tutti da vicino, potremmo anche decidere per esempio che tutti gli studenti possono essere iscritti gratuitamente. Anche questa potrebbe essere un'ipotesi, perché noi sappiamo che per uno studente di conservatorio, di una scuola come Testaccio, eccetera, magari anche 30 euro possono essere una cifra elevata. Si è già fatta questa cosa, 15 euro? Sì, io sto rilanciando, nel senso che ho parlato di gratuità, no? Se la prospettiva strategica, politica, diciamo così, è quella di diventare 18.000,
dati i numeri che ha snocciolato anche Battista Tofoni poco fa, no, a quel punto se uno va all'Inps e dice noi siamo 18.000, che volemo fare? Come si dice a Roma, no? Ecco, forse potrebbe avere più senso. Teniamo presente che la percentuale di PIL, di prodotto interno lordo, che la Francia devolve alla cultura è l'1% e da noi è lo 0,2%. Cioè in due paesi in qualche modo simili, in decrescita, mi suggeriscono dalla platea, in due paesi in qualche modo simili per storia, tradizioni, rapporto con la cultura, eccetera, i francesi investono 5 volte più di noi. Nello stesso... Esatto. È in discesa netta in Francia. Un altro dato che non tutti conoscono è che i 13 o 14 enti lirici che sono presenti in Italia hanno un indebitamento credo intorno ai 400 milioni di euro. Anche questo è un dato significativo, no? Poi Gianni Pini ci potrebbe dire forse esattamente quanto arriva al jazz al di là del bando Franceschini e rispetto all'ammontare intero del FUS. Gianni, perché non ce lo dice subito? Mi è sfuggito. Quanto? 1.800.000. E quant'è il FUS? Il FUS sono 410 milioni. Ma il percentuale del rapporto è 0,1%. Esatto. Vabbè, io mi fermo qui, grazie. Bene, Paolo Preso, Paolo Tombolesi, fate voi, chi per primo? Eccomi, velocissimo. Allora, innanzitutto io quando 2 anni fa è nata l'associazione, l'8 marzo del 2014, non volevo candidarmi, perché avevo altre cose da fare, perché seguivo tante cose, non solamente i miei concerti, ma anche le attività parallele che sono sempre ovviamente legate al mondo della musica, della cultura e allo sviluppo del jazz. E sono stato poi convinto, non ci è voluto molto ovviamente, l'ho fatto con molta passione e con una piccola premessa che era quella che probabilmente non avrei potuto seguire come dire, in modo normale le attività poi del direttivo e lo facevo principalmente perché era un momento in cui sentivo probabilmente di poter svolgere un lavoro di raccordo tra quelle che erano le istanze della MIDI, anche con le istituzioni. Non so perché sentivo questa cosa, forse c'era stato un precedente. Noi avevamo avuto un incontro pochi mesi prima con il ministro di allora, che era Brahi, suggerito da Antonio Principgalli, che è ancora il presidente di Puglia Sound. E con il ministro Brahi era la prima volta che io andavo in un ministero, siamo vestiti tutti bene, che non mi ricordo chi c'era nell'incontro con Brahi, forse c'era Gianni, c'era... Tu, Stefano, Mollani e Gianni. Ecco, e insomma sembravamo veramente tipo a un matrimonio, ci siamo vestiti proprio benissimo, perché per andare da un ministro bisognava vestirsi bene, poi eravamo fuori al bar, mi ho detto ma che prendiamo un caffè, no che poi ci nervosiamo, insomma alla fine siamo andati dal ministro. In questo posto pazzesco ed è andata bene, c'era uno normale che parlava, non era vestito bene come noi, era vestito normale e quindi insomma lui ci ha detto di che cosa aveva bisogno il jazz, noi abbiamo provato a spiegargli un po' e ha detto ci rivediamo, ovviamente non siamo più rivisti perché poi Renzi ha rottamato chiunque ed è arrivato Franceschini. Io sono entrato nel direttivo l'8 marzo di quell'anno, dopo circa un mese il nuovo ministro mi telefona un ministro, ho detto ministro, a me non mi ha mai telefonato un ministro, ne avevo visto uno giusto qualche mese prima, ma non avevo mai visto un ministro in prima persona, né tantomeno non mi aveva telefonato. E lì è nato tutto da questo incontro con Franceschini, sono andato a parlare con Franceschini non da solo, perché dovevamo parlare del jazz italiano e ci siamo andati con quelle realtà che in quel momento stavano lavorando per il jazz italiano, un'associazione appena nata che era la MIDI, l'IJazz, che era un'associazione che già esisteva, Battista, tutte quelle persone con le quali abbiamo creduto fortemente in questa esperienza. Siamo andati a parlare col ministro, abbiamo esposto le nostre questioni e tutto è nato da lì, o meglio, una parte del lavoro che abbiamo sviluppato è nata da lì, ma una parte direi abbastanza importante, una parte laddove il ministro ha chiesto scusa al jazz italiano
perché non se ne è mai parlato in 50 anni, un ministro che ha messo a disposizione 500.000 euro, molti non saranno, ma che nessuno aveva messo prima, un ministro con cui abbiamo iniziato a chiacchierare di cose, un ministro che ha provato ad aprirci delle porte verso una realtà che noi poco conoscevamo, che è quella delle grandi istituzioni che portano, come diceva Gianni Pini, i tomi, le domande, le questioni nei tavoli interministeriali che noi non abbiamo mai potuto fare. E quindi non sto facendo ovviamente propaganda ad un ministro come tanti, ma sicuramente l'unico ministro che ha creduto in questa musica e che continua a crederci, a differenza di molti politici che parlano e basta, un politico che dice delle cose che spesso, devo dire, riesce anche a mantenerle, questo è molto importante. Quindi il mio compito è stato principalmente quello di fare da apripista per aprire delle porte in un rapporto virtuoso che si è creato tra le nostre necessità, quelle del mondo dei musicisti, e quello di provarne a parlare con una istituzione pubblica che dovrebbe essere quella, nella maggior parte dei casi, che mette poi i servizi, che mette a disposizione non solamente i denari quando ci sono, ma che mette a disposizione, come dire, una conoscenza e uno strumento importante che è quello che serve a noi poi per crescere, crescere dal punto di vista professionale, crescere dal punto di vista delle opportunità di lavoro, crescere dal punto di vista del dialogo con le altre realtà. E l'altro lavoro è stato quello importantissimo, credo, di cucire anche il rapporto tra la MIDI in quanto musicisti e l'IGES, cioè l'associazione che oggi esiste e che sta facendo un lavoro molto importante, che è quella degli organizzatori del jazz, cioè di quelle persone che teoricamente dovrebbero chiamarci poi per fare dei concerti. Sono stato un membro del direttivo assente dal punto di vista fisico, perché tutte le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte a distanza, io non ho mai partecipato a una riunione del direttivo, ma diciamo sono sempre stato presente nel limite del possibile, invece sotto tutti gli altri punti di vista. E poi c'è stata questa occasione dell'Aquila, quando appunto Franceschini nel mese di, ma questo ne parleremo nel pomeriggio, nel mese di aprile, più o meno fine del mese di aprile, mi ha telefonato dicendomi: perché non fate all'Aquila qualcosa del jazz italiano? E lì è nata poi questa giornata della quale la maggior parte di voi sanno e che continuerà anche nei prossimi due anni. Quindi insomma un membro del direttivo presente e assente nello stesso tempo. Abbiamo deciso che io mi sarei ricandidato proprio perché, instaurati questi rapporti con alcune persone, con alcune istituzioni, c'è sempre importante che ancora per due anni questi rapporti funzionino proprio con un rapporto anche personale. Sappiamo che nel nostro paese questo è purtroppo importante, e quindi abbiamo pensato che modificare, cambiare completamente il direttivo in un momento importante in cui abbiamo aperto delle porte fosse deleterio, perché magari queste porte poi si potrebbero richiudere. Quindi mi ricandido volentieri per proseguire questo percorso, mi scuso se di essere stato un po' assente, se mi voterete ne sarò contento, ma spero che voi mi voterete per un unico motivo vero, perché ho portato 5 casse di vermentino dalla Sardegna per il pranzo. Grazie. Questa cosa è importante, non l'avevo detta, ma ci sono, cioè, questo ponte con il vino. No, io permettetemi, prima di dare la parola a Paolo Dombolesi, poi c'è un magnifico catering offerto da Midi e poi c'è il pomeriggio dove i candidati nuovi, volete parlare adesso? No, vabbè, ok, allora per 20 minuti parleranno i nuovi candidati e poi dopo più tardi. Però io volevo, permettetemi un breve ringraziamento sentito a Paolo Fresu, perché come lui ha raccontato avrebbe potuto giocarsi. Allora, innanzitutto non è vero che a distanza, lui c'è sempre stato, al telefono c'è sempre stato, è incredibile. Io insomma ogni volta gli chiedo: ma come fai a fare tutto e a esserci comunque sempre e sempre presente? Lui poteva giocarsi benissimo le sue carte da solo, col ministro, per l'Aquila, mentre, come dico e ho detto in tante occasioni, la sua intelligenza e la sua sensibilità e l'amore per il jazz italiano l'ha portato a condividere questi rapporti con tutti e con le associazioni nazionali. Questo devo dire non è da poco. Ultima cosa, proprio ci scrivevamo perché avevo appena letto un magnifico articolo dove veniva annunciata questa nuova legge sul cinema, questi nuovi cambiamenti, perché c'è un movimento che si chiama quello dei 100 autori nel cinema.
E là i 100 autori sono i 100 registi, personaggi importanti del cinema che si sono uniti insieme per spingere a livello istituzionale e ottenere delle cose. E gli chiedevo proprio a Paolo, ma questi 100 autori italiani, cioè dove sono? Ma perché non c'è questa cosa? Perché anche, e per questo ringrazio Paolo, perché voglio dire, i famosi big, quelli per cui tutti a volte hanno delle criticano, ecco, un big che si spende per il nome di tutto il jazz è una cosa importante e sarebbe veramente fondamentale che fossero sempre di più, come poi, no? È accaduto per il cinema. Quindi un grazie personale a Paolo Fresu anche per questo. Paolo Tombolesi. Allora, già questa mattinata sono usciti fuori degli argomenti che meriterebbero un'altra giornata intera, perché già prendendo spunto dal fatto che se 400-450 forse iscritti al momento siano pochi o molti, ci sarebbe da parlare. Secondo me è un successo, anche perché veniamo dal nulla, da anni di deserto. E tra l'altro è un tempo diverso questo dai 750 iscritti della vecchia associazione. E ci sarebbe da parlare appunto del fatto se giovani studenti ci sono o non ci sono. Beh, ma è cambiato molto, perché l'istituzionalizzazione del jazz nei conservatori ha fatto sì che la differenza tra studente e musicista sia più netta di un tempo. Quindi forse è più difficile per uno che ha proprio il libretto universitario riconoscersi in una comunità di musicisti. Cioè, sarebbe da parlarne, insomma. Ci sarebbe da parlare sull'identità del jazz. Se intorno a questa parola è facile, più difficile, più facile unirsi in una comunità rispetto a un tempo. Insomma, mi auguro che l'associazione serva anche a poter confrontarsi tra musicisti di tutta Italia su questi temi, oltre che su quelli a volte più terra-terra, tipo l'Inps, eccetera. E poi c'è anche il discorso se cosa deve fare un'associazione, se deve organizzare concerti, oppure fare manifestazioni politiche, sindacali o altro. E questo pure è un tema del quale abbiamo spesso parlato e bisognerà parlare in assemblea. Comunque, questi due anni mi pare che sono stati, direi addirittura, entusiasmanti, perché comunque da questo deserto dal quale siamo partiti, insomma, c'è un elenco lì nel computer di cose che sono successe veramente lungo e interessante. Sicuramente è successa una cosa che non era mai successa negli anni passati: siamo riusciti a comunicare a tutte le istituzioni tutte quelle che sono le istanze venute fuori in questi due anni dalle assemblee, dalle riunioni del direttivo, tutte le problematiche riguardo le leggi sul lavoro, il diritto d'autore, il ruolo della musica nella società italiana, nella scuola, nei conservatori, i concerti, i problemi del grandi festival, dei PIC. Insomma, abbiamo fatto una lista sterminata e abbiamo comunicato una serie di difficoltà e anche di esigenze, diciamo di l'esigenza che per esempio i nostri governanti guardino un attimo anche a cosa succede nel contesto europeo di cui facciamo parte, tipo il PIL della Francia per la cultura, per dirne una, ma tante altre cose. Insomma, abbiamo comunicato tutto questo, abbiamo anche fatto molte cose, abbiamo collaborato con le istituzioni, stare qua anche è frutto di questo lavoro. Dal punto di vista adesso delle risposte concrete abbiamo avuto nulla, ma va bene, c'è poco tempo, abbiamo fatto le domande, posti i problemi. Adesso io auspico che il prossimo direttivo, poi vedremo da chi sarà composto, passi un po' anche a riscuotere, cioè pretenda dalle istituzioni risposte, perché sennò il nostro atteggiamento, secondo me, dovrebbe diventare più duro e più fermo e meno collaborativo.
perché le domande che abbiamo fatto sono gravissime e sono domande che descrivono un contesto che ci chiama fuori da quello europeo. Ecco, mi auguro che arrivino delle risposte, che comunque noi, il nuovo direttivo le pretenda. Tutto qui. Grazie Paolo. Grazie. Io a questo punto, ci abbiamo ultimi 20 minuti, e io ringrazio ovviamente anche Francesco Diodati e gli altri mancanti del direttivo, e grazie veramente, è stato un bellissimo lavoro che abbiamo svolto tutti insieme. E quindi a questo punto, velocemente, le presentazioni dei nuovi candidati ve le abbiamo date, però se qualcuno di loro vuole dire qualcosa, insomma, prima della pausa pranzo e del vermentino, penso che sia... Vai, Maria Pia De Vito. Io però prima di dare... voglio fare un applauso veramente lungo e grande e appassionato sia al vecchio direttivo che a Stefania Cenciarelli, che ci ha veramente supportato in maniera egregia, il supporto alla presidenza reale in tutti i sensi, grazie veramente. Maria Pia De Vito, sei pronta? Un po' d'acqua per evitare l'effetto lingua felpata, diciamo, ecco, che è una certola della matura, ma non è tanto presto mattina, però insomma voglio dire, cercare di essere breve. C'è una quantità di argomenti pazzesca, ma voglio dire immediatamente una cosa, che comunque questo direttivo ha fatto cose magnifiche e si è speso con un sacco di lavoro. Io ho guatato da lontano Ada tutto il tempo e francamente un'altra a fare questa mole di lavoro, diciamo, un altro, non ce l'avrei visto. Quindi sulla scorta di questo e di una partecipazione sempre collaterale, con telefonate, con pensieri, confronti, ho deciso di venire a cercare di dare il mio contributo. Non ho scritto il messaggio collettivo, forse ho fatto male, non mandava. Io fondamentalmente metto a disposizione le mie forze e la mia esperienza, ma soprattutto, diciamo, non solo perché in 35 anni ho visto cose che voi umani, diciamo, come tutti noi, no? Abbiamo visto la qualsiasi e cose che non... Però, diciamo, ecco, quello che vedo adesso è che, poiché il momento è critico non solo a livello italiano, ma a livello internazionale, lo vediamo un po' in che condizioni siamo, e io ho avuto l'opportunità negli scorsi 2 anni di avere un punto di vista particolare, perché mi hanno chiamato con l'Associazione Conservatori Europei per la piattaforma Pop e Jazz, e a partecipare a questo gruppo di lavoro, in cui lavoro assolutamente volontario e gratuito, in cui si studia insieme non solo modi di insegnamento, come essere, ecco, insomma, un po' al presente, ecco, nell'insegnamento, ma anche perché evidentemente problematica internazionale, cioè proprio dalla Commissione Europea è venuta una richiesta di un tema che fosse engaging audiences, cioè a riavere un pubblico, no? Richiamare un pubblico, perché diciamoci la verità, in questo momento quante cose si fanno the door, non solamente le cose di MIDI, no? Cioè è una realtà che anche delle istituzioni che ricevono fondi dallo Stato ragionano in termini di sbigliettamento. Perché? Perché manca il pubblico. Allora, quando abbiamo fatto l'AMI a suo tempo, era una cosa diversa, la nostra generazione attiva in quel momento aveva non rapporti istituzionali ma molte più possibilità. Io ho insegnato dai miei 21 anni, ma insegnavo per soprattutto non andare in giro a dover suonare per forza schifezze che non mi andava, così insegnando continuavo a studiare. Ma insegnando in queste scuole private, poi io andavo a fare i concerti e ai concerti ci trovavo gli allievi. Adesso no. Allora, a livello europeo c'è una questione di crisi. Perché? Perché il web è meraviglioso, l'informazione è meravigliosa, ma c'è una frammentazione, cioè è istituzionale la frammentazione. C'è tantissima musica, c'è tantissima gente, c'è moltissima produzione, e però, diciamo, c'è una dispersione di comunità
fino ad arrivare all'eccesso italiano, per cui è di pochi giorni fa uno studio per cui diciamo i ragazzi, ci sono una quota sempre maggiore di ragazzi tra i 14 e i 22 che non studiano proprio più nulla, cioè non c'è più nessun interesse, nessun di questo. Allora, i miei allievi dell'87, dell'88 eccetera sono stati pubblico, quelli che non diventavano musicisti diventavano pubblico, presente, partecipante, che si comprava dischi eccetera. Adesso gli allievi del conservatorio qua stamattina non ci sono, gli allievi del St. Louis qua non ci sono, cioè parlo di Roma adesso, ma sospetto che questo sia un problema generale, un problema sentito anche a livello europeo. La cosa bella che ho visto in questi due anni di lavoro con questo gruppo, noi organizziamo dei convegni, quest'anno, guarda un po', ci sta una rete in atto, nel progetto europeo ci sta Europe Jazz Network e l'associazione Scuole di Jazz Americane. All'interno di questa cosa ci stanno tutte le anime, ci stanno le scuole relative a Berkeley che hanno l'impostazione più americana, eccetera, eccetera, ci sono quelle europee. Nei conservatori del Nord Europa si sta cercando di studiare nuovi programmi, addirittura senza dare programmi, nel senso di mettere lo studente al centro del suo proprio percorso. Insomma, si stanno studiando tutti i modi possibili per ricoinvolgere i giovani e per ricoinvolgere intere comunità, diciamo, perché nei paesi piccoli dove sparita la provincia, sparita la regione, sparito questo, sparisce l'unico festival, eccetera, che cosa succede? Cioè che cosa arriva di cultura? Noi non abbiamo la rete di sicurezza che c'ha la Francia, per cui io girando anni fa in Francia con David Lynx sono andata a suonare perfino alla casa del pescatore in Bretagna pensando dove cavolo sto andando a suonare, e c'era il suo auditorium, 250 posti con attrezzatura e una programmazione che era dal teatro alla danza, alla musica e al jazz in tutte le sue declinazioni. Allora, è importante, secondo me, per continuare a supportare, a far crescere il lavoro di Miri, il lavoro fantastico che hanno fatto loro in questi due anni, e ripeto, e se farò parte della squadra, bene, se non ne farò parte sono di supporto in any case, noi dobbiamo essere di più, in tutti i modi possibili. Allora, molti di noi insegnano in conservatorio, un lavoro proprio di responsabilizzazione, cioè di far rendere conto che senza rete non possiamo stare più. Perfetto. Ok. Grazie. Grazie, se velocemente venite, sono forse lo stomaco. Vincenzo Martorella, Simone Graziano, Lisa Manosperti, qua chi vedo altri? Io. Sì, vai. Abbiamo un quarto d'ora, ce la fate tutti a parlare un quarto d'ora? Salve, vabbè, io ho bisogno di presentazioni, Lisa perché non sono così conosciuta come Maria Pia, come tanti di voi. Lisa Manosperti, allora premetto che mi sono candidata, questo non lo sa neanche mio marito perché lui mi ha detto no, assolutamente no. Io invece contrariamente mi sono candidata, così come sono stata anche rappresentante per la Puglia, per il Media, ho creduto subito in questa associazione. Contrariamente a, diciamo, a tutte le aspettative, io penso che la Puglia possa dare veramente un grandissimo contributo, però è molto difficile giù da noi, perché specialmente i giovani si aspettano che un'associazione faccia da manager, faccia un lavoro che in realtà, nonostante io abbia cercato di spiegarlo, e non soltanto io ma anche Roberto Ottaviano, Gianna, cioè quelli che hanno subito creduto in questa associazione, è difficile spiegare che questa associazione lavora per il jazz, lavora per i musicisti di jazz, ma non come un'agenzia. E io ho incontrato molte resistenze, mi sono mossa anche nella zona del Tarantino, delle Cese, e nonostante diciamo io abbia chiamato a raccolta musicisti, è venuta poca gente, però quelli che si sono iscritti, io so che hanno anche rinnovato l'iscrizione. Io il lavoro che posso offrire è diciamo quello di cercare ancora di più di portare gente dal nostro sud a questa associazione, perché secondo me
ha fatto un gran lavoro e volevo ringraziare personalmente anche il nostro presidente uscente, tra virgolette, perché ha fatto un, è stata di una veramente fantastica. E tutti quanti voi, io mi presento perché ho voglia di lavorare, voglia di dare una mano, quindi per quel poco che posso fare, diciamo, lo farò, do la mia disponibilità. Grazie Lisa. Grazie. Vai, avanti il prossimo. Antonio Ribatti, sei qui, vai. Dal sud al nord, Milano. Ciao. Buongiorno a tutti. E grazie per questa giornata. Antonio Ribatti mi ha già presentato Ada. Il mio primo approccio con Midi è stato legato a una giornata che abbiamo organizzato a Milano il 12 settembre in occasione anche del mio festival, di un festival che organizzo a Milano, che è la UM Milano Jazz Festival, un festival nato dalla base e che continua dopo 15 anni con grande difficoltà comunque ad essere presente e cerca di mantenere questo spazio, cercando di trasformarsi per resistere ogni volta, una specie di virus che speriamo che si mantenga in vita. Per cui io ho cominciato subito a lavorare con Midi, no? Diciamo, perché con l'occasione di questa giornata ho potuto subito verificare la bontà delle idee, delle azioni che venivano messe in atto. E proprio per questo motivo ho continuato, poi mi sono affezionato alla causa. Per cui adesso, indipendentemente dalla mia candidatura, che è stata molto supportata, io inizialmente non volevo compromettermi, nel senso che volevo stare, cioè avrei lavorato comunque fuori, indipendentemente dalla mia candidatura al direttivo, e poi invece mi è stato chiesto in un certo modo da più persone, allora ho detto ma perché no, mettiamoci in gioco. Era anche una necessità mia quella di mettermi in gioco anche a livello nazionale. È un rapporto che mi preme molto, su cui mi preme molto lavorare, è proprio il rapporto tra la comunità milanese lombarda e la comunità romana. C'è questo fatto, anche questa grossa differenza che c'è tra nord e sud, e questa e spesso poca capacità di dialogare per tanti motivi. Con il Midi Lombardia noi siamo molto attivi cercando di fare il più possibile proseliti all'interno di alcune strutture. Stiamo portando in giro un po' il verbo di Midi e abbiamo già degli incontri programmati. Siamo stati al Conservatorio di Milano, alla Civica di Jazz, abbiamo già degli incontri programmati a Brescia, al Conservatorio di Brescia, al Conservatorio di Como. Abbiamo cominciato anche con il supporto di Midi e di tutto il direttivo una nuova iniziativa con Cremona, un'iniziativa sollecitata da un festival che ha ritenuto giusto avere anche una piccola presenza. Purtroppo siamo arrivati un po' in ritardo, per cui quest'anno cerchiamo di mettere un primo mattone, che è una giornata che abbiamo chiamata Midi in Acquedotte, che è un festival, il Festival Acquedotte è questo festival che si tiene tra Cremona e Salò. Insomma, altre iniziative su cui ci stiamo prodigando ce ne sono tante. A me piacerebbe molto fare a Milano, e ne ho parlato con Ada, fare una giornata aspettando l'Aquila a Milano. Potrebbe essere una delle giornate del mio festival, che quest'anno molto probabilmente avrà la forma più della rassegna che del festival, per tanti motivi. Uno dei fondi e l'altro perché ci sono diverse iniziative in corso in Milano, e per cui insomma, stiamo cercando di dargli una forma che possa essere poi seguibile da tutti. Uno dei miei obiettivi, e così chiudo e lascio lo spazio e andiamo ad assaggiare il vermentino di Paolo, e come ho già scritto, è quello di proseguire nel lavoro di consolidamento del lavoro già fatto, perché mi sembra che sia stato fatto un ottimo lavoro e ritengo sia importantissimo partire da qui. Grazie, buona giornata. Tanto, no, intanto prima che Valsimona e Vincenzo Mattarella, noi avete, insomma, sapete che abbiamo fatto un cambio di statuto, perché a un certo punto ci hanno detto che il socio sostenitore
non poteva essere, doveva votare e doveva ricoprire cariche, e quindi per questo vedete qui Vincenzo Martorella o Antonio Ribatti, cioè persone, ma MIDI è un'associazione di musicisti, ma la cosa bella, e la ritengo anche un valore aggiunto, il fatto che nel direttivo e nell'associazione ci siano altre, proprio nella direzione in cui stiamo andando, di lavorare insieme, no? Con altre competenze del jazz italiano. Sì, dunque io non so se lo sapete, sono un giornalista, sono un critico, insegno storia del jazz in un conservatorio, ma sostanzialmente come Luigi Onori, però da piccolo ho fatto il musicista di jazz, no, ammetto, ero un batterista di qualità scarserrime, però insomma conosco un po' quello che si intende quando si dice il mondo del jazz. La mia presentazione, non so se l'avete letta, non ho nulla da aggiungere, se non che io intanto vi prego di, come ha detto Paolo prima, confermare la metà del direttivo uscente, perché è ovviamente, secondo me, fondamentale partire da quello che si è fatto, e per cui la dispersione sarebbe deleteria in un momento in cui appunto il movimento ha bisogno di certezze. E io sono dell'idea che 450 sono drammaticamente pochi, e soprattutto sono dell'idea, perché? Perché in percentuale sono molto pochi, cioè i 750 dell'AMI di cui parlava Rosa prima erano una percentuale altissima. Se pensate che Arrigo Zoli, in un libro che credo nessuno abbia letto, nel 1982 diceva che i musicisti professionisti in Italia in attività erano 240, oggi quanti siamo? Siamo tanti. Allora, essere 450 per me vuol dire individuare un vulnus nell'idea di rappresentatività della MIDI. Perché allora, se noi siamo rappresentativi di qualcosa e siamo in grado di comunicare a tutti quello che vogliamo fare, io credo che non dovremmo essere 450, ma dovremmo essere molti di più. E se non si è di più, come tutti gli interventi hanno detto, si ottiene molto poco. E tra l'altro quello che ha detto Gianni Pini è importante, perché molti di noi, anche gli addetti ai lavori, certe cose non le sanno, non si sanno le cifre, non si sanno i meccanismi, non si conoscono alcune orribili pastoie nelle quali poi l'arte e il jazz e la musica d'arte vengono confinate. Detto questo, io personalmente appunto, quindi vi invito a riconfermare il direttorio uscente. E quello che farò per la NIDI lo farò appunto sia dentro che fuori. Perché? Perché appunto credo sia arrivato il momento, cioè io a parlare qui dentro e avere davanti, cioè, tanta intelligenza musicale, tante eccellenze, mi fa pensare che evidentemente da qualche parte abbiamo sbagliato, perché non è possibile che nel 2016, nonostante tutto quello che è stato detto, la situazione del jazz in Italia sia ancora così, abbia così ancora bisogno di essere migliorata. E allora bisogna, come dice Maria Pia, cercare un pubblico, trovare un pubblico, perché se poi la gente ai concerti non va, è perché la gente, e non parlo solo di studenti di conservatorio, perché anche quelli miei qui non sarebbero venuti mai, dobbiamo avere un pubblico di persone che hanno un minimo di capacità per appropriarsi dei linguaggi della musica d'arte. Quindi non è soltanto un fatto di educazione nei conservatori, noi dobbiamo combattere nella scuola, noi dobbiamo combattere, come io spesso faccio, gratis, a fare conferenze, guide all'ascolto, di avviamento all'ascolto del jazz. Questo dobbiamo fare, e per questo io credo che la presenza di un esterno possa essere appunto un occhio e un orecchio in più rispetto a delle cose come la nostra scarsa, la presenza scarsa del jazz in Italia sui media nazionali. Al di là di Jazzit e di musica jazz e dei siti, non è possibile che su Repubblica, sul Corriere della Sera e sui grandi media non si parli mai di noi, se non per Paolo Fresu, che se lo merita, per Bollani e basta. Cioè il jazz deve essere una forza con le quali anche i grandi media devono finalmente confrontarsi e avere il coraggio di parlare. L'altra cosa appunto è che io vedo chi ce li ha, capelli bianchi, e sono molti quelli che non ce li hanno. Qui in effetti, secondo me,
mancano i giovani musicisti. Noi abbiamo oggi una classe di musicisti che va dai 25 ai 35 anni, che in Italia non abbiamo mai avuto, di qualità formidabile. Un'altra mia piccola idea è che nei festival italiani, quelli sostenuti a maggioranza di denaro pubblico, ci sia, come fecero in Francia, una percentuale fissa di musicisti italiani e la metà di questa percentuale di under 35, altrimenti questi ragazzi non avranno la possibilità di farsi vedere e di confrontarsi con un pubblico più ampio, che non è quello dei club, per i quali andrebbe pensata appunto una semplificazione fiscale, eccetera eccetera eccetera. Io penso che queste cose appunto dentro o fuori, tanto con Ada ci sentiamo quasi tutti i giorni, le faremo, però è importante anche essere aggressivi su una serie di cose che non toccano nello specifico e nel quotidiano l'attività del musicista di jazz, però farebbero sì che questa enorme bellezza musicale che c'è in questa sala avesse il giusto il riconoscimento minimo, il giusto minimo riconoscimento che merita. Grazie. Cose che vedo tanti, come Adri Spagna, Pasquale Marella, Susanna Stivali, Marcello Annulli, non so, finiamo la carrellata adesso? Che dite? Ce la fate? No? Allora facciamo una pausa e ci rivediamo dopo. Allora dai Susanna, tu sei l'ultima, vai. Ciao a tutti. Dunque io... Quando si è creato MIDI avevo così delle esigenze come tutti noi, delle domande che avrei voluto fare ad un'ideale associazione che ancora non esisteva, e devo dire che MIDI ha in qualche modo ha offerto, no, la possibilità a tutti noi e a me in quel momento di avere almeno delle risposte sulle proposte che potevano essere utili per noi, quindi il lavoro su l'essere riconosciuti come dei lavoratori, il lavoro su che cosa significa l'insegnamento nelle scuole, il conservatorio, eccetera, tutti i temi che abbiamo detto. Quindi il motivo principale per il quale vorrei cercare di dare una mano è che penso che davvero tutte le tematiche e le problematiche che si stanno portando avanti sono veramente utili. Noi siamo un grande veicolo e siamo poco comunità, no? Noi viaggiamo tanto, insegniamo in posti diversi dalle nostre città, abbiamo contatti con un pubblico molto diverso, quindi questa cosa secondo me deve diventare una cosa importante, deve diventare un collante importante. Ognuno di noi insegna, molti di noi insegnano nei conservatori, molti di noi organizzano, io ho un'associazione culturale con la quale da molto tempo con grande fatica cerchiamo di fare musica, di fare eventi, cerchiamo di fare cultura, e ho un'esperienza di insegnamento, un'esperienza sul campo di musicista, e penso che questa sia una grande forza e penso che non siamo stati in grado sempre di utilizzarla, quindi credo che questo sia importante, credo che le nostre esperienze debbano diventare una forza, quindi dobbiamo diventare degli interlocutori più numerosi e più forti. Io ho avuto questa piccolissima esperienza all'interno rappresentazione della Regione Lazio, ho cercato di dare una mano ove è stato possibile, sicuramente sto imparando a come farlo, perché non sempre uno è capace, no, di dare subito il supporto che serve, sto imparando, ho guardato un po' come ha lavorato il MIDI, sto cercando di dare il mio supporto. La cosa di cui mi sono resa conto è che ho cercato di essere quel veicolo, ma è molto difficile, c'è moltissima diffidenza, lo dicevamo prima con Maria Pia, e, cioè, è molto difficile. Abbiamo fatto una riunione Lazio con Angelo Olivieri, che mi ha dato una mano nell'organizzazione a Viterbo, c'erano pochissime persone, i miei colleghi al Conservatorio di Pescara hanno fatto una riunione in cui c'era anche Ada poco tempo fa, effettivamente facciamo fatica a essere il veicolo che in realtà poi dovremmo essere, anche grazie alle nostre tante capacità. Quindi l'unica cosa che appunto mi sento di dire è che venendo io da esperienze diverse,
le metto a disposizione semplicemente per aiutare, sostanzialmente già le lotte si stanno facendo. Una cosa che vorrei dire, credo che potrebbe essere utile, è una cosa che mi è venuta in mente quando sono venuta alla riunione riguardo all'INPS, riguardo alla... credo che potrebbe essere utile una sorta di sportello, perché noi siamo i primi a non avere idea di che cose, delle problematiche, i numeri che ha detto Rita, magari io... Lo sportello c'è, cioè, esatto, esatto, che diventi qualche cosa di... Basta chiedere, lo sportello risponde. Ok, perfetto. No. Non so lo quanti sportello è Gianni Taglialatena. Non so quanti... Ti stai mettendo la mano in faccia, scusa. No, no, è una cosa che abbiamo pubblicizzato, sì, alla grande. Sì, sì, l'importante è che usiamolo, nel senso cerchiamo di fare in modo che ci sia veramente una consapevolezza di quanta forza possiamo avere, sostanzialmente è questo. Grazie, grazie. Bene, a tutti. Grazie. E grazie a Gettino. Grazie, allora c'è un magnifico catering offerto da Midi, vermentino offerto da Paolo Fresu. Ci vediamo dopo per la fine della carrellata, non andate via, anzi chiamate qualcuno al telefono e c'è, si parlerà del dopo L'Aquila e dell'Aquila 2016 e Gianni Caroni, Franco Caroni deve anche dire delle cose sulla didattica. Grazie a tutti.